diciamo, i vari campioni a concentrazione incognita di ibuprofene sono stati analizzati mediante spettrofotometro bivisibile eletti al picco di assorbimento dell'ibuprofene, che è riportato in letteratura a 222 nanometri, come ben visibile dal grafico a sinistra. Ovviamente dello strumento è stata determinata la retta di calibrazione analizzando quattro soluzioni a concentrazione nota di ibuprofene, per poi determinare quindi le concentrazioni incognite delle soluzioni prelevate da reatture di ibuprofene. Quindi sono state effettuate, è stato fatto un confronto preliminare tra i due catalizzatori sintetizzati e quindi si è visto, allora, nei grafici che riporterò in seguito, riporterò la concentrazione di ibuprofene al tempo T di reazione fratto la concentrazione iniziale di ibuprofene sull'asse delle Y, mentre sull'asse delle X è il tempo T di reazione. Quindi si può vedere da questo grafico come il catalizzatore preparato con tempi di sintesi più lunghi ha una migliore attività fotocatalitica e quindi è stato utilizzato solamente quello nei successivi test. Sono state condotte quindi tre prove a diverso carico di catalizzatore e si può vedere come nel grafico a sinistra da 0,1 grammo litro a 0,2 grammi litro la conversione dell'ibuprofene aumenti maggiormente, cioè aumenti abbastanza, mentre ciò non si verifica da 0,2 a 0,3, questo per via di un possibile effetto schermante del catalizzatore che rallenta la reazione chimica. A destra abbiamo una semplice rielaborazione dei dati in cui si mostra come diciamo, il miglioramento di velocità di reazione calcolata fino al 20% di conversione di ibuprofene sia migliore da 0,1 grammo litro a 0,2 grammo litro rispetto che da 0,2 a 0,3 grammo litro. Poi sono state condotte due prove a diversa concentrazione di ibuprofene e si vede come diciamo, i due grafici siano quasi sovrapposti. E questo avviene in cinetiche di primo ordine, dove sappiamo che il rapporto adimensionale C su C0 è unicamente funzione del tempo T e della temperatura. Poi sono state effettuate quattro prove a diversa temperatura, mantenendo le altre condizioni costanti, e si vede come la reazione a 20 gradi non decorra proprio. A 25 gradi abbiamo una certa conversione di ibuprofene, a 30 gradi abbiamo un miglioramento nella conversione di ibuprofene, ciò non avviene invece a 40 gradi. Questo può essere spiegato da due motivi che verranno indagati nelle prossime slide, o per via di limitazioni al trasferimento di massa fluido-solido, o per via di limitazioni al trasferimento di massa intraparticellare, o per via della diversa concentrazione di ossigeno in acqua che varia al variare della temperatura. Quindi per determinare i parametri cinetici sono stati utilizzati dati ottenuti dai test fotocatalitici condotti a diversa temperatura. Quindi assumendo una cinetica di primo ordine è stato possibile stimare le costanti di velocità e poi se ne è calcolato il logaritmo naturale. E quindi è stato riportato il logaritmo naturale di K sull'asse delle Y e sull'asse delle X 1 su T. E quindi diciamo, nel grafico di Arrhenius si possono notare tre regioni. Nella prima regione abbiamo che la retta di Arrhenius ha una pendenza positiva, il che quindi porterebbe ad un'energia di attivazione negativa, e ciò non è possibile fisicamente. Quindi questo andamento particolare indica un meccanismo di reazione più complesso che verrà indagato nella slide successiva. Poi nella regione azzurra abbiamo un regime cinetico e infine l'ultima regione, quella verde, il catalizzatore non è attivo. Quindi, diciamo, per il calcolo dell'energia di attivazione e del fattore di frequenza sono stati utilizzati solamente i dati dei test condotti rispettivamente a 25 e 30 gradi. E quindi questi ultimi, l'energia di attivazione e il fattore di frequenza possono considerarsi puramente indicativi.
Quindi è stato indagato l'andamento particolare visto nel grafico di Arrhenius e si può vedere come, allora, nella prima equazione diciamo, si rapporti la velocità di reazione sperimentale è appunto la velocità di diffusione dell'ibuprofene nel sottile film stagnante, compreso tra fluido e particella di solido, e si può vedere come, diciamo, il dato trovato sia minore rispetto al limite superiore imposto in letteratura. Quindi possono escludersi fenomeni, limitazioni al trasferimento di massa fluido-solido. Poi, idem dicasi per le limitazioni al trasferimento di massa intraparticellare. Dove qui appunto viene rapportata sempre la velocità di reazione sperimentale fratto la velocità di diffusione dell'ibuprofene all'interno della particella di catalizzatore, assumendo che diciamo, la particella di catalizzatore sia di forma sferica. Quindi possiamo vedere come anche come la limitazione, diciamo, al trasferimento di massa intraparticellare sia esclusa. Invece possiamo vedere nel grafico a destra come effettivamente la concentrazione di ossigeno in acqua nel range di temperature considerate diminuisca all'aumentare della temperatura. Quindi, in conclusione, il nanomateriale ibrido TO2ACD11 risulta essere un catalizzatore attivo nella reazione di fotodegradazione dell'ibuprofene. Il tempo di agitazione della sospensione colloidale, che è precursore degli ibridi, influenza la sua attività fotocatalitica, che è scarsa dopo 3 ore e buona dopo 24 ore. Sono stati ricavati una serie di parametri cinetici mediante il grafico di Arrhenius. Infine, si è osservato che la reazione a 20 gradi non decorre e che a 40 gradi l'andamento particolare del grafico di Arrhenius è da unicamente alla concentrazione di ossigeno in acqua che è dipendente dalla temperatura. Quindi in prospettiva verrà approfondito lo studio cinetico e si lavorerà all'ottimizzazione del catalizzatore per incrementare la sua attività fotocatalitica. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie Fabrizio. Volevo però ricordare a tutti i candidati che hanno a disposizione 8 minuti per la presentazione. Qui c'è stato un piccolo sforamento e in ogni caso c'è tempo per una domanda. Prego. Sì, allora posso? Scusami, Poi c'è anche Roberto. io volevo chiedere una cosa. Hai parlato di un effetto schermante del catalizzatore per spiegare il perché un aumento della concentrazione di catalizzatore non ti portasse giovamento. Volevo capire esattamente che cosa intendi per questa frase, quale sarebbe questo meccanismo. Nel senso che diciamo il catalizzatore rende torbida la soluzione e quindi diciamo, i raggi UV non riescono diciamo, a penetrare completamente all'interno di tutta la soluzione. Ok, quindi schermante nei confronti della radiazione. Sì. Va bene, grazie. Non c'è tempo, avrei un'altra domanda, ma va bene così. Anche Centore. Posso? Sì. Era più che, non so se mi è sfuggita la cosa, volevo sapere il biossido di questo catalizzatore che voi preparate a base di biossido di titanio e questi acidi umici, il biossido di titanio in quale modificazione cristallina è presente? Anatasio, 100% Anatasio. L'avete verificato? Sì, è stato verificato in studi condotti, sì, proprio studiando questo catalizzatore. Va bene, passiamo al prossimo candidato, Di Pino Davide, relatori Montagnaro, Scala e Coppola, controrelatore di Girolamo. La tesi ha come argomento la levigatura superficiale di manufatti con vapori di acetone. Sì, salve a tutti. Si vede? Sì. Ok. Salve a tutti. Il mio percorso di tesi sperimentale riguarda la levigatura superficiale dei manufatti con modellazione e deposizione fusa mediante vapori di acetone. L'additive manufacturing o 3D printing è una tecnologia di prototipazione rapida che consente di costruire oggetti anche geometricamente complessi a partire dal modello CAD tridimensionale mediante deposizione strato su strato. Negli ultimi anni sono stati attenzionati diversi settori a tale tecnologia, come il settore automobilistico, medicina, automazione, chimica, aerospaziale, robotica e ingegneria industriale. I principali vantaggi di tale tecnologia rispetto alla manufattura tradizionale sono da riscontrarsi in minor tempo di fabbricazione, una maggiore accuratezza, una maggiore dinamicità progettuale e un grande beneficio nei costi generali.
Negli ultimi anni si è sviluppata una tecnica di additive manufacturing, ovvero la Fused Deposition Modeling, l'FDM, che consente di ottenere un ottimo compromesso tra standard di qualità e fattori economici. L'idea di base dell'FDM è piuttosto semplice, ovvero consiste di considerare ogni oggetto come una successione di strati bidimensionali di spessore infinitesimo. In figura sono riportati i principali step di tale di una macchina che opera in FDM, dove abbiamo un filamento di materiale plastico che è spinto in una testina mobile riscaldata che estrude il filamento stato su strato con l'ausilio di una piattaforma mobile che si muove in funzione della deposizione del filamento. Le problematiche relative a tale tecnica sono dovute proprio all'oggetto come una limitata qualità superficiale, limitata precisione dimensionale e limitate proprietà meccaniche. Ciò è dovuto alla natura del prodotto stesso, poiché la deposizione a strati provoca dei gradini sulla superficie e questo fenomeno è denominato staircase effect. La sua conseguenza è una riduzione del valore di mercato del manufatto. Le possibili soluzioni per tali problematiche sono da riscontrarsi in metodi preprocesso, come il miglioramento di qualità superficiale attraverso la variazione dei parametri di processo che sono riportati sulla destra, oppure trattamenti post-processo. Uno dei maggiori trattamenti chimico-fisici post-processo è lo smoothing superficiale mediante vapori di acetone, dove i vapori di acetone lambiscono il manufatto con tempi di esposizione ben precisi, talvolta anche suddivisi in cicli, e con una temperatura leggermente superiore a quella di ebollizione dell'acetone, quindi circa 60 gradi. I sviluppi sono da considerarsi in bassi costi di processo, semplicità del metodo e bassa tossicità del solvente. Ciò è dovuto proprio all'effetto dell'acetone che lambendo i manufatti indebolisce gli entanglements e quindi provoca un riarrangiamento macromolecolare sulla superficie del manufatto, creando un incremento di qualità superficiale dei manufatti in termini di riduzione di rugosità. Lo scopo del lavoro di tesi, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale del CNR, hanno consentito lo sviluppo di un apparato sperimentale che apra la strada all'industrializzazione del processo. Si è verificato l'effetto che i vapori di acetone generano sulla qualità superficiale di manufatti in PLA, si è studiato contestualmente l'effetto dei parametri di processo sulla rugosità superficiale e si sono analizzati i campioni adoperando un microscopio ottico con focale Leica di CM3D per consentire una valutazione accurata delle qualità post-trattamento del prodotto espresse in termini di rugosità superficiale. La prima parte del mio progetto di tesi è stato svolto per la costruzione di un apparato sperimentale che è stato denominato ST1. Successivamente è stato sviluppato un setting definitivo che qui è riportato nel seguente impianto. Poi consiste in una camera di smoothing cilindrica in Pyrex riscaldata elettricamente, dove le sue specifiche sono riportate sulla destra, una pompa meccanica che ha il lavoro appunto di regolare la portata di acetone in ingresso, quindi pescano in serbatoio di acetone, e il tutto viene inviato in un sistema di generazione di vapore. Quindi poi c'è la mescolazione di aria e acetone, abbiamo un sistema di condensazione per il solvente e un sistema di valvole che mi permette di switchare tra due modalità. La modalità di smoothing, che dove il gas che viene alimentato alla camera è costituito da aria e da acetone. La seconda modalità è la modalità di cooling, dove il gas alimentato alla camera è costituito solamente da aria. Il setting reattoristico permette un perfetto controllo della portata di gas, della concentrazione dell'acetone, della temperatura, del tempo di esposizione, del tempo di cooling e una facilitazione nella suddivisione in cicli. La sperimentazione ha avuto luogo attraverso l'esercizio dell'ST1 per i campioni in PLA, ovvero il polimero dell'acido lattico, dove sono stati presi i campioni Trancheon, ovvero dei bastoncini allungati e avvitati, con un angolo di costruzione che varia tra 0 e 90 gradi, riportati nelle modalità indicate. Infatti sono state prese in esame due serie, la serie 2 e la serie 4. La serie 2 opera a una velocità di deposizione di 35 mm al secondo, la serie 4 opera a una velocità di deposizione di 50 mm al secondo. Ogni campione è stato sottoposto a una temperatura di 70 gradi centigradi, con uno smoothing gas del 50% del volume di acetone, e i campioni etichettati con A hanno subito un ciclo di esposizione, con tempi di esposizione di 30 secondi, conclusosi con un ciclo di raffreddamento di 60 secondi. I campioni etichettati con B hanno subito due cicli di esposizione, con tempo di esposizione per ciclo di 15 secondi, conclusosi intervallati da cicli di raffreddamento di 60 secondi. I campioni etichettati con C hanno subito tre cicli di esposizione, con tempo di esposizione per ciclo di 10 secondi, intervallati e conclusisi con cicli di raffreddamento di 60 secondi. Quindi sono state condotte analisi finalizzate alla misura della variazione della rugosità superficiale attraverso l'ausilio di un microscopio con focale Leica di CM3D che ha analizzato lo studio delle superfici dei campioni pre e post trattamento con acetone. Arriviamo alla valutazione dei parametri di superficie. Esistono diversi parametri di superficie per il calcolo della stessa, RA, che è la rugosità superficiale media ed esprime il valore medio aritmetico degli scostamenti in valore assoluto del profilo reale della superficie rispetto alla linea media.
SA, che è l'estensione tridimensionale del parametro bidimensionale RA, ed esprime la media dei valori assoluti delle altezze rispetto alla superficie media nell'area misurata. RSK, che è la rugosità di asimmetria, ed esprime la misura della simmetria del profilo rispetto alla linea media. SSK, che è l'estensione tridimensionale del parametro bidimensionale RSK, ed esprime il grado di simmetria di picchi e valli rispetto alla superficie media assunta come centro di simmetria. Per la valutazione di tutti i parametri di superficie sono stati presi i campioni della serie 2, poiché rispetto ai campioni della serie 4, inizialmente, quindi i campioni che non hanno subito alcun trattamento, quindi campioni 2 rho e 4 rho, i campioni 2 rho hanno valori mediamente più bassi, poiché ciò è dovuto alla velocità di deposizione, che è minore di 35 mm al secondo contro i 50 mm al secondo del campione 4 rho. In questo grafico è stato riportato RAT in funzione dell'inclinazione dell'angolo di costruzione dei manufatti, il caso base e il caso 2 rho, quindi che non ha subito alcun trattamento. In questo caso abbiamo risultati migliori per 2A, poiché c'è una drastica riduzione del 75%, risultati intermedi per 2B del 35% e un drastico aumento per 2C. Vediamo che i risultati sono in controtendenza con la letteratura per ABS, perché l'effetto positivo del trattamento chimico contrasta l'effetto negativo dell'effetto termico, che è piuttosto prolungato e tanto più accentuato quanto è più prolungato l'esposizione del manufatto ai vapori di acetone. Per la valutazione di SA, il caso base rimane il caso 2 rho. In questo grafico notiamo che il campione 2 rho ha valori mediamente più alti rispetto a tutti gli altri campioni, sia A, B che C, quindi in qualsiasi caso otterremo un beneficio. Anche in questo caso si ha una drastica riduzione per 2A dell'87%, risultati intermedi per 2B 50% e sostanzialmente invariata per 2C. Anche in questo caso i risultati sono in controtendenza rispetto alla letteratura per ABS. Alla valutazione di SSK abbiamo che la condizione di base è sempre 2 rho, che rappresenta anche la condizione ottimale, poiché si hanno valori mediamente di SSK più vicini allo zero rispetto al campione 4 rho. Qui avremo un drastico incremento per 2A, risultati intermedi per 2B e un leggero peggioramento per 2C. Con questo grafico presenta un trend invertito rispetto ad SA, dato dall'effetto globalmente negativo del trattamento chimico per la simmetria superficiale del campione, tanto più accentuato quanto più duraturo il singolo tempo di esposizione, cioè dovuto alla condensazione dell'acetona sulla superficie del manufatto. Infine, lo strato topografico 2 rho e 2A presenta in queste immagini quelle rilevate dal microscopio confocale Leica, il quale appunto tendono a affermare quanto detto in precedenza, ovvero che il campione 2A, che quindi ha subito un solo ciclo di trattamento di esposizione ininterrotto, presenta una forte riduzione di rugosità superficiale, però al contempo presenta una forte riduzione di omogeneità e di simmetria del campione, quindi una certa densità dei picchi e un incremento elevato della profondità delle valli. Infine, l'introduzione del reattore ST1 ha portato al superamento di alcune delle principali problematiche dei processi di smoothing, migliorando la sensibilità verso i parametri di processo. Con una velocità di deposizione più lenta si ottiene un manufatto dimensionalmente e superficialmente più accurato in partenza. Trattare i manufatti in PLA con il processo di smoothing in questo particolare setting reattoristico migliora generalmente la rugosità superficiale dei manufatti, con risultati migliori a singolo ciclo. Infine, la riduzione di rugosità comporta una riduzione di omogeneità e simmetria del campione. Tale tematica ha consentito appunto un passo importante, soprattutto a livello industriale, per questo si presentano degli sviluppi futuri come l'individuazione di un set ottimale dei parametri di processo, di produzione e di finitura, con cui condurre il processo di smoothing massimizzandone l'efficienza. Grazie per l'attenzione. Grazie Davide. Abbiamo una domanda da Rocco. Sì. Davide, tu nella tesi concludi, insomma, tra le conclusioni dici che il processo comunque porta poi anche delle anisotropie sulla superficie, sì. No? Comunque lascia dei difetti. Sì. E volevo giusto qualche commento in più su questo aspetto, cioè ci sono scorie del campione che magari non sono desiderabili, o semplicemente con anisotropie intendi che non c'è proprio questo raggiungimento della omogeneità della rugosità ideale, diciamo. Non c'è una perfetta, sicuramente il trattamento, soprattutto a singolo ciclo, provoca un abbassamento di simmetria e di omogeneità del campione, quindi sicuramente sulla superficie provoca questi trattamenti, che però abbiamo visto che aumentando il numero di cicli, è vero che diminuisce il beneficio per quanto riguarda la riduzione di rugosità, però l'omogeneità e la simmetria rimangono quelli del campione originario, quindi che non ha subito alcun trattamento. Ma quindi non ci sono scorie, qualcosa insomma che potrebbe diventare, come dire, non desiderabile perché magari
come dire, frammenti, cose di questa tipologia. No, non... Professore, questa cosa non l'abbiamo approfondita. Proprio visivamente, no, diciamo, quindi il manufatto non presenta scoli. Vabbè. Grazie. Ci sono altre domande? Ok, grazie Davide. Grazie a lei. Prossimo candidato è Medina Carlo, relatori Turco e Di Serio, contro il relatore Ruiz de Ballesteros. La tesi ha come argomento produzione di acido succinico biobased per sintesi di PPS. Salve, si vede? Sì. Allora, il lavoro di tesi riguarda la produzione di acido succinico biobased per ottenere un grado di purezza di acido succinico tale da permettere la sintesi di polibutilene succinato. L'acido succinico, acido 1,4-butandioico, è l'acido bicarbossilico avente formula C4H6O4. Come si vede dalle immagini, sono diverse le commodity chemicals che possiamo ottenere da quest'ultimo. In particolare spiccano l'1,4-butandiolo, il tetraidrofurano e l'acido adipico, ma viene utilizzato anche nel settore delle specialità chimiche, da quello alimentare a quello dell'elettrochimica, passando per il settore delle formulazioni e farmaceutico. Negli ultimi anni è utilizzato anche per produzioni di solventi green e di poliesteri, in particolare di bioplastiche. L'acido succinico può essere ottenuto per via fermentativa e questo ha generato un incremento della produzione di acido succinico. Tale incremento è stato sostenuto, come si vede, dallo sviluppo di nuove metodologie per la sintesi microbiologica. Quando scorrono le diapositive non si vede niente, e non è solo a me. Io la vedo, adesso hai un istogramma, giusto? Sì. No, anche io la vedo bene. È un problema solo del professore Evidente? Anch'io la vedo. Allora proseguo. Prosegui, va, adesso vediamo se anche Evidente si aggiorna. Lo vedi adesso, Antonio, il grafico? Antonio, lo vedi adesso? No, non si vede niente, andate avanti, non fa niente. Ok, procedi, sarà un problema di linea. Allora, come dicevo, come si vede dall'immagine, tale sviluppo è stato sostenuto da una metodologia per la sintesi microbiologica a partire da biomasse di acido succinico. Posso continuare? Vai, grazie. Allora, come si vede, qui ci sono i due processi. Per quello petrolchimico si parte da una frazione C4 in saturi, per lo più acidi bicarbossilici o anidridi, e idrogenandoli otteniamo l'acido succinico. La via sintetica più breve prevede l'utilizzo di anidride maleica. Per i processi fermentativi abbiamo due feedstock possibili: o vengono utilizzate biomasse zuccherine come questa proposta, o biomasse lignocellulosiche che sono più abbondanti e dunque disponibili a un prezzo più basso. La cosa interessante è che le biomasse lignocellulosiche possono essere anche di seconda generazione, e questo è un ulteriore vantaggio sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale per il processo. Come si vede, per le fermentazioni abbiamo delle fermentazioni anaerobiche, e quindi possiamo dire che i processi fermentativi presentano tre vantaggi: l'utilizzo di materie prime rinnovabili, un miglioramento dal punto di vista ambientale per il processo e anche dal punto di vista energetico, in quanto i processi fermentativi richiedono meno energia rispetto ai processi petrolchimici. Gli svantaggi sono dei tempi di produzione più lunghi e il costo dei processi downstream. Infatti le operazioni a valle dei processi fermentativi generano addirittura dal 60 al 70% del costo totale di processo, ma queste operazioni sono necessarie per poter purificare l'acido succinico all'interno del brodo di fermentazione, dove si trova in contatto con zuccheri non fermentati, acidi competitori e altre sostanze. Gli impianti oggigiorno esistenti differiscono infatti principalmente sui processi downstream applicati.
Dunque, l'obiettivo del lavoro di tesi è stata l'esecuzione su scala mini pilota di un protocollo già sviluppato e validato su scala di laboratorio dal gruppo di ricerca NICL, presso il quale io ho eseguito il mio lavoro di tesi. Tale protocollo è stato sviluppato nell'ambito del progetto Biopolis e si articola in quattro passaggi: l'adsorbimento su carboni attivi, la filtrazione dello slurry che si forma, la concentrazione sotto vuoto e infine la cristallizzazione. Come si vede dallo schema di processo generale, si parte da una biomassa reale, che è la Rundodonax, che subisce successivamente fermentazione. Questo che possiamo definire primo step viene seguito dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in particolare dal gruppo di ricerca della professoressa Chiara Schiraldi, mentre il secondo step, partendo dal brodo di fermentazione e arrivando fino ai cristalli di acido succinico con purezza tale come si vede in grado da dare polimerizzazione, è il cuore di questo argomento di tesi. In particolare, per recupero e purificazione è stato utilizzato il metodo della cristallizzazione diretta. Il processo dunque di recupero dell'acido succinico può essere diviso in quattro step principali. Nel primo step abbiamo l'assorbimento dei carboni attivi, abbiamo l'assorbimento delle impurezze colorate su carboni attivi. Questa operazione avviene nelle condizioni qui proposte all'interno di un adsorbitore che è fornito di un agitatore meccanico per mettere in contatto la nostra fase solida con la fase liquida. La quantità di carbone utilizzata è pari a 6% in peso rispetto alla quantità di brodo che si vuole chiarificare. Si viene così a formare uno slurry, come detto, che deve essere filtrato. Questo avviene all'interno del nostro impianto filtrante, in particolare della campana che è formata, la campana filtrante, che è formata da 15 dischi di acciaio inossidabile impilati l'uno sull'altro. Ogni disco supporta un filtro di carta. Per il passaggio della soluzione attraverso l'impianto filtrante è utilizzata una pompa e l'operazione di filtrazione risulta essere terminata quando la spia posta sul fondo della campana presenta un filtrato come questo dell'immagine, ovvero limpido e senza carbone in sospensione. Si passa così all'evaporazione sotto vuoto nelle condizioni qui proposte. Per l'acidificazione viene utilizzato acido cloridrico al 37%. Il sottovuoto ha il duplice scopo sia di concentrare la nostra soluzione in acido succinico allontanando la frazione acquosa, sia di allontanare eventuali impurezze ancora presenti nel brodo di fermentazione. Infine vi è la cristallizzazione. Questa avviene in un cristallizzatore in lega super duplex che è fornito di un alloggiamento sul fondo su cui viene posto un filtro di carta per il recupero dell'acido succinico che va a cristallizzare e precipita. Le condizioni di cristallizzazione sono di 4 gradi, questo viene raggiunto dall'impianto di raffreddamento di cui è fornito il cristallizzatore e di pH pari a 2. Per questa condizione utilizziamo ancora una volta acido cloridrico al 37%. Il tempo di cristallizzazione è di 24 ore. I cristalli ottenuti non raggiungevano il grado di purezza e così si esegue uno step di purificazione basica. Tale step prevede come protocollo dapprima la dissoluzione dei cristalli di acido succinico, come si vede all'interno di un reattore di vetro incamiciato sotto agitazione. La dissoluzione avviene aggiungendo acqua e quindi abbiamo un rapporto acido-acqua 1 a 3 a una temperatura di 60 gradi. Alla completa dissoluzione dei cristalli di acido succinico viene aggiunto idrossido di sodio 20 molare alcalinizzando la soluzione fino a ottenere un pH pari a 10. In questa condizione la nostra soluzione è lasciata da raffreddare a 4 gradi per 24 ore e così si ha la precipitazione selettiva delle impurezze e mediante filtrazione su carta millipore si ha l'allontanamento del surnatante ricco in succinato. A questo punto quest'ultimo viene riacidificato ottenendo così, riproponendo così le condizioni già viste per la cristallizzazione, si ha la cristallizzazione in acido succinico. L'apparato sperimentale utilizzato è questo proposto. Vediamo nella prima immagine l'adsorbitore in acciaio da 150 litri e qui il dettaglio del motore di miscelazione per mettere in contatto le due fasi. Nella seconda e nella terza immagine abbiamo l'impianto filtrante. Sulla base del telaio si può notare il motore aspirante utilizzato per spingere la nostra soluzione all'interno dell'impianto di filtrazione. Qui un dettaglio invece dei dischi in acciaio inossidabili. Abbiamo l'evaporatore poi in resina polimerica, la resina serve per evitare corrosioni per via delle condizioni di pH in cui viene utilizzato. In particolare il nostro evaporatore è fornito di 3 serbatoi, un serbatoio in cui viene caricata la soluzione, uno per il recupero del distillato e uno tecnico per la generazione del vuoto. E infine il cristallizzatore in lega super duplex e qui un dettaglio della griglia di raccolta.
I risultati dell'acido succinico: abbiamo eseguito 3 prove con 3 lotti diversi. Come si può vedere, si parte da una concentrazione di 26 grammi sul litro fino a 33, e già nello step di evaporazione si ottengono concentrazioni al di sopra dei 100 grammi sul litro. Questo permette nel primo step di cristallizzazione una purezza che va dall'80 fino all'87%. Successivo step ad opera di idrossido di sodio ci permette un miglioramento, come si vede dalla prova numero 3, anche del 10% in purezza e in media del 6-7%. Infine, come già anticipato, è stata eseguita da parte del gruppo di ricerca una prova di polimerizzazione con l'acido succinico così proposto, ottenendo polibutilene succinato. Pertanto, in conclusione, possiamo dire che in questo lavoro di tesi è stato studiato il processo di separazione e purificazione dell'acido succinico da rondodonax su scala pilota, e si è trovato che il protocollo sperimentale messo a punto su scala di laboratorio è applicabile su scala pilota, che è possibile ottenere cristalli di acido succinico con un range di purezza dal 90-94%, e che infine è possibile da quest'ultimo ottenere polibutilene succinato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Carlo. Ci sono domande? Sì, Odda. È anche evidente. Prego. Sì. Buonasera. No, volevo chiedere, non ho parlato delle rese, però leggendo la tesi mi sembrava che non avevate le rese molto alte, quindi la domanda era se avete un'idea di come migliorare le rese. E poi quando parli di queste purezze intorno al 94%, come sono confrontabili con quelle di un acido succinico commerciale? Allora, io non la sento benissimo, penso di aver capito che lei mi abbia chiesto... Allora, la prima domanda era sulle rese. Sì, ok. Allora, la rese, seconda è sul grado di purezza dell'acido succinico, come si confronta, tu ottieni 90-94, come si confronta? Okay. Allora, le rese ottenute, come si vede, hanno un ampio range, dal 40 al 65%, il che implica che sicuramente ulteriori studi possono limare tale range, ottenendo delle rese più elevate. Per quanto riguarda invece la purezza, l'acido succinico commerciale si può trovare intorno al 98-99% e i risultati ottenuti in questa, diciamo, in questa tesi arrivano al 94%, quindi non molto lontani se si confrontano con il primo step in cui noi ci fermiamo a valori della purezza intorno all'87%. Vabbè, quindi insomma c'è ancora un pochino da lavorare sul processo. Sì, ci sono ancora degli studi da fare per, diciamo, affinare il processo proposto. Va bene, grazie. C'era una domanda di Antonio. Vai Antonio. Prima di tutto vorrei dire, per correttezza, perché lo vedo spesso, che le specie sia di microorganismi che di piante si scrivono con la lettera minuscola e non con la lettera maiuscola. L'altra cosa volevo dire, hai conoscenza allo studente, se è lecito fare questa domanda, allo studente hai conoscenza che ci sono molti funghi che producono e possono produrre anche fermentatori di grandi capacità, elevate quantità e quindi buonissime rese l'acido succinico? In letteratura sì, ci sono diversi microrganismi, professore, che sono in grado di produrre acido succinico. Nel nostro caso è stato utilizzato dal gruppo di ricerca della professoressa Schiraldi il Bacillus succinosi prudens come microrganismo. E come mai voi non avete valutato questa possibilità? Perché ovviamente realizzare una fermentazione significa pure utilizzare prodotti più semplici o prodotti di scarto, perché se uno per esempio ci mette il mezzo di cultura come fonte di carbonio, di saccarosi è una cosa dispendiosa, ma se ci mette scarti estratti vegetali non diventa una cosa dispendiosa. E ovviamente realizzare una fermentazione come si fa per produrre antibiotici con i batteri è una cosa abbastanza già avviata verso una grossa produzione. Come mai non avete valutato questa cosa? Allora, come le ho detto, questo è un lavoro che proviene da un protocollo che è stato già validato su una scala di laboratorio. La motivazione esatta non gliela saprei dire, perché come le ho detto durante la presentazione, questa prima fase era a cura della professoressa Schiraldi e del suo gruppo di ricerca, quindi non potrei approfondire esattamente la tematica. Va bene, grazie. La ringrazio. Grazie Carlo. A questo punto passiamo al prossimo candidato, che è Moggio Simone, relatore Aurim contro relatore Pettacone.
La tesi ha come argomento la cristallizzazione sotto stiro di elastomeri. Simone, ci sei? Mi vede, professore? No. Ricca, io a quello di prima ho visto diapositive prima, dopo, poi appariva, poi non appariva, non lo so, adesso sto... Ci saranno dei problemi di linea, in questo momento io Moggio Simone non vedo nulla. Professore, che faccio? Esco e rientro? Mi dica lei. Io lo vedo Simone. Sì. Ma adesso ci sta, Ricca. Eccolo qua, Simone. Prova a condividere lo schermo. Adesso si vede, Simone. Simone, prova a condividere lo schermo, vediamo se si vede. Intende il PowerPoint, sì. Sì. Certo. Ok, vai. Ok. Allora. Ok. Allora, nel mio lavoro di tesi sono andato a studiare la cristallizzazione sotto stiro di elastomeri a base di terpolimeri in etilene, propilene e diene a bassa temperatura. I copolimeri EPM e terpolimeri PDM sono elastomeri a base di etilene e propene con un contenuto di etilene variabile dal 45 all'85%. In particolare, la lettera M di tali acronimi sta ad indicare come la catena principale di tali elastomeri sia completamente satura, mentre per quanto concerne la lettera D per i terpolimeri, esso sta ad indicare la presenza di un terzo comonomero, ovvero un diene. La presenza di un diene in catena fa sì che appunto esso introduca doppi legami laterali che renda tali elastomeri vulcanizzabili. In un precedente lavoro svolto su EPM ed PDM a diversa concentrazione percentuale in peso di etilene, si è visto come mediante DSC endotermi essi presentano temperature di transizione vetrosa comprese tra i meno 60 e i meno 50 gradi. Ciò implica che, oltre ad avere una cristallizzazione residua a temperatura ambiente, può essere effettuata cristallizzazione a temperature ben al di sotto, ben inferiori, mediante cristallizzazione sotto stiro. Allora, in particolare, l'oggetto di studio sono stati i cambiamenti strutturali che si verificano sulla scala della lunghezza della cella elementare e della disposizione lamellare cristallina. Un'operazione combinata della bassa temperatura, ovvero meno 10 gradi, stiro e rilassamento della tensione. I dati sono stati raccolti in situ presso l'ISRF di Grenoble, utilizzando l'alto flusso a raggi X. A basso, pertanto si è trattato di un'analisi diffratometrica simultanea a un'analisi meccanica, con le relative curve di sforzo e deformazione. Il mio lavoro, riguardando appunto le elaborazioni di 500 immagini bidimensionali VAX e SAX, per un totale di circa 1500 profili estratti, si può configurare come un'analisi big data. Pertanto, dato l'elevata mole di dati, si è reso necessario l'utilizzo di diversi software, quali Fit2D, Bubble, Origin Lab ed Excel. Il campione in particolare è un EPDM 64, dove 64 indica la percentuale in peso di etilene presente, mentre per la restante parte esso è composto da circa il 35% in propilene e circa l'1% di etilene. Esso è stato fornito e prodotto dall'azienda Arlaxio, azienda olandese leader mondiale nel campo degli elastomeri, ed è venduto col nome commerciale K61. Dove D indica il preciso diene in questo elastomero, ovvero di ciclo pentadiene. Per quanto concerne l'analisi meccanica, dal ciclo di stelesi nel grafico sforzo deformazione è visibile come il campione posto sotto stiro è stato portato alla sua massima deformazione, ovvero circa il 400%. Quindi è stato mantenuto a tale deformazione per 10 minuti, periodo in cui il campione appunto ha manifestato stress relaxation. Successivamente si è dato quindi al rilassamento della tensione. Al termine del ciclo si è visto come appunto il campione abbia riportato una deformazione permanente di circa il 115%. La velocità dello stiro è stata la medesima di quella del rilassamento, ovvero 10 mm al minuto. Per quanto concerne invece l'analisi diffratometrica, sono stati qui riportati esempi di immagini bidimensionali ad alto angolo a deformazioni caratteristiche. È visibile come a deformazioni nulle, ovvero dello 0%, sia visibile il riflesso nei piani cristallografici 110100 della forma ortorombica pseudo-esagonale della cella elementare del polietilene. Siccome le catene non sono orientate,
è visibile la formazione di un è visibile come tale riflesso assuma la forma di un anello di Debye-Scherer. All'aumentare della deformazione si vede invece come tale riflesso, parallelamente all'allineamento delle catene, tende a polarizzarsi lungo l'equatore, e ciò è visibile sia nello stiro sia nel rilassamento, dove, pur avendo appunto una perdita parziale dell'orientazione, tale riflesso continua a permanere lungo l'equatore. Per quanto riguarda le immagini ad alto angolo in particolare, dalle immagini bidimensionali sono stati estratti i profili equatoriali. Da essi è emerso come, attorno ai 14 nanometri alla meno 1, sia presente un picco di Bragg, sinonimo appunto dell'orientazione degli assi di catena paralleli a quelli di stiro. Mentre attorno alla 14,5 nanometri alla meno 1, tale picco tende a massimizzarsi e stabilizzarsi, e ciò è visibile sia nel diagramma del profilo equatoriale di fase di stiro, sia nel diagramma del profilo equatoriale della fase di rilassamento. Per quanto concerne invece le immagini SACS, da essi è stato estratto, sono stati estratti i profili radiali, qui riportati sia pre che post correzione del fattore di Lorentz. In entrambi non emerge un picco di correlazione, e ciò è dovuto appunto alla bassa, al basso contrasto che vi è tra la fase cristallina e la fase amorfa. Quindi siamo andati a confrontare diversi profili SACS, radiali, meridionali ed equatoriali. Da essi è emerso come, a basse deformazioni e deformazioni nulle, tali profili tendono a coincidere, mentre a deformazioni maggiori, addirittura la massima, ovvero circa il 400%, il profilo meridionale subisca una lieve inflessione. Tale inflessione è dovuta appunto alla distanza interlamentare che si è creata, si è venuta a creare ed è stata calcolata, ovvero circa 9 nanometri. Quindi, in conclusione, dall'analisi meccanica è stato visto come, una volta riportato mediante stiro il campione alla sua massima deformazione, esso abbia presentato al termine di un ciclo di steresi una deformazione permanente di circa il 115%. All'aumentare della deformazione, ovvero, i cristalli si sono orientati con gli assi di catena paralleli all'asse di fibra, mentre durante il rilassamento tali catene abbiano perso parzialmente tale orientazione. Al termine, come dicevo in precedenza, c'è una distanza di separazione interlamellare di circa 9 nanometri. Pertanto possiamo dire come a seguito dello stiro c'è un passaggio da una morfologia lamellare disorientata a una morfologia fibrosa, e c'è dovuta alla distruzione dell'assetto cristallino lamellare iniziale attraverso fusione meccanica. La trasformazione pertanto è una trasformazione irreversibile e spiega poiché a termine del campione si abbia una deformazione parzialmente elastica e parzialmente plastica. Dell'attenzione. Grazie Simone, ci sono domande? Sì, prego Luigi. Allora, dunque, una curiosità, perché, forse mi è sfuggito, perché tutto è stato fatto a meno 10 gradi e poi come i risultati ottenuti appunto a questa temperatura si possono poi trasporre a una temperatura più alta che magari è quella di esercizio, diciamo, di questi materiali, quello per cui sono stati pensati, cioè tipo l'irreversibilità, la temperatura più alta sussiste ancora con la stessa grado o meno? Un commento su questo. Allora, il nostro oggetto di studio sono state appunto la reazione che appunto la nostra gomma aveva determinate condizioni. Abbiamo scelto in questa circostanza almeno 10 gradi poiché appunto abbiamo cercato di ricreare una condizione, naturalmente in laboratorio mediante, non io personalmente ovvero, ma a Grenoble, le condizioni reali che possano essere presenti nel normale loro utilizzo, poiché spesso ad esempio tali elastomeri sono usati come mescola anche per la formazione dei pneumatici. Pertanto abbiamo cercato di ricreare tali effetti che potessero essere reale, insomma, e dall'analisi è emerso, cioè pertanto abbiamo scelto questa temperatura. Però lo pneumatico lavora anche non a meno 10 gradi, anche a temperature certo, noi abbiamo scelto come caso di interesse appunto le basse temperature. Poi scusi, la seconda domanda era collegata, tipo per esempio l'effetto della temperatura sugli steresi che hai visto, no? La temperatura ambiente, per esempio, con gli steresi i cristalli si riorientano con una facilità diversa o meno. Un commento su di questo, vabbè, ma
No, al termine del ciclo di steresi, alla fine si è verificato come appunto una deformazione non sia completamente elastica, ma appunto sia una parte in essa anche plastica che ha comportato una deformazione permanente. Va bene, grazie. Ci sono altre domande? Va bene, grazie Simone. Prossimo candidato è Montanile Teresa, relatore De Rosa e controrelatore Carella, e presenta una tesi che ha come argomento proprietà meccaniche di terpolimeri isotattici. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Lo studio della mia tesi prevede lo studio quindi della struttura e proprietà meccaniche di terpolimeri isotattici propilene, etilene e butene preparati con catalizzatori Ziegler-Nalta. I campioni quindi sono a base polipropilenica. Il polipropilene isotattico presenta un complesso comportamento polimorfo accentuato dalla possibilità di disordine strutturale. Sono note infatti tre forme cristalline, alfa, beta e gamma. Ma in più vi è una forma mesomorfa. Inoltre si è visto che la presenza di copolimeri, come ad esempio butene ed etilene, allora, il polimorfismo è notevolmente influenzato dalla presenza di unità comonomeriche, in particolare copolimeri quali butene ed etilene vanno ad influenzare le caratteristiche dell'omopolimero. Ovviamente questo si riflette su proprietà come grado di cristallinità e temperatura di fusione. Difatti si sa che a parità di concentrazione totale di comonomero il grado di cristallinità e la temperatura di fusione risultano sempre più bassi per copolimeri contenente etilene, che rappresenta un copolimero che dà più fastidio alla catena rispetto invece ai copolimeri contenente butene. Ovviamente però la copolimerizzazione del polipropilene isotattico produce notevoli miglioramenti in termini di deformazione a rottura, dando quindi materiali molto più duttili, flessibili e tenaci rispetto invece all'omopolimero. Da un punto di vista industriale questi materiali sono quindi utilizzati come film grazie alla loro trasparenza, deformazione allo sforzo e minore temperatura di fusione. Per cui gli obiettivi del mio lavoro di tesi sono stati studio delle proprietà strutturali di terpolimeri propilene, etilene e butene forniti dall'industria SCG, l'analisi delle proprietà termiche e lo studio delle proprietà meccaniche. Le tecniche utilizzate invece sono state calorimetria differenziale a scansione, diffrazione dei raggi X ad alto angolo e un apparato di nanometrico. I campioni da me analizzati sono questi sette indicati in tabella, con una concentrazione totale di etilene e butene che varia dal 6,8% in mol al 10% in mol. Inoltre vi sono due campioni, quelli indicati con la sigla BITER, che sono campioni sequenziali, cioè sono stati introdotti quindi nell'ambiente di sintesi in maniera sequenziale. In questa slide riporto la caratterizzazione di base di uno dei campioni studiati a scopo puramente illustrativo. In questo caso vi è il TER14, che ha una concentrazione di etilene pari al 3,2% in mol e di butene pari al 4,4% in mol, e si nota dalle analisi degli RX che dal campione tal quale al campione presso fuso si ha una notevole diminuzione di forma gamma. Inoltre dalle curve di SC si vede che il campione fonde a 135 gradi centigradi e cristallizza a 85 gradi centigradi. Invece le prove meccaniche si nota che è un campione molto duttile, difatti a valore di deformazione a rottura pari al 900% e un buon modulo di Young. Invece in questa slide riporto il confronto tra le curve di SC di tutti i campioni studiati e si nota come si hanno delle endoterme fusione pari a comprese tra i 130 e i 140 gradi centigradi e le esoterme di cristallizzazione comprese tra gli 85 e i 110 gradi centigradi. Però comunque l'andamento non è rispettato da due campioni sequenziali.
In quest'altra slide invece mostro il confronto tra i profili di diffrazione di tutti i campioni studiati, quindi campioni tal quali e campioni cristallizzati dal fuso, e si nota una notevole diminuzione della forma gamma e in alcuni campioni questa scompare del tutto. Invece se andiamo a correlare i parametri termici, quindi temperatura di cristallizzazione e diffusione in funzione della concentrazione totale di comonomero, si può vedere come all'aumentare della concentrazione totale di comonomero diminuiscano sia temperatura di fusione che di cristallizzazione. Per i campioni sequenziali però la temperatura di fusione e cristallizzazione in alcuni casi aumenta, anche se aumenta la concentrazione totale di comonomero. Difatti si vede quindi come questi non rispettano l'andamento degli altri campioni. In questa slide invece mostro il confronto tra le curve stress e strain di tutti i campioni studiati. Si può dire che tra tutti i parametri meccanici analizzati, quelli che sembrano mostrare un andamento sono la deformazione a rottura e il modulo di Young. Risultano comunque tutti campioni molto duttili e il più duttile tra tutti è quello sequenziale, il BTER09, indicato con la curva rossa. Ora, in questo, come avevo detto prima, quindi i due parametri che seguono l'andamento sono la deformazione a rottura e il modulo. Se riportiamo l'andamento quindi della deformazione a rottura in funzione della concentrazione di etilene e butene, si può vedere come questo valore aumenta all'aumentare della concentrazione totale di comonomero, anche se non si può fare lo stesso discorso per i due campioni sequenziali. Invece se riportiamo l'andamento del modulo in funzione della concentrazione di etilene e di butene, si nota che fintanto che la concentrazione di butene resta inferiore al 5% in mol, il modulo diminuisce leggermente all'aumentare della concentrazione di etilene. Invece se la concentrazione di butene supera il 5% in mol, il modulo raggiunge valori molto più bassi. Quindi si può concludere dicendo che l'analisi strutturale ha mostrato che tutti i campioni di terpolimeri propilene, etilene e butene cristallizzano in miscele di forma alfa e gamma del polipropilene isotattico. L'analisi termica ha indicato che la temperatura di fusione e cristallizzazione mostrano una lieve diminuzione all'aumentare del contenuto di comonomero totale. Lo studio delle proprietà meccaniche ha mostrato tutti i campioni di terpolimeri presentano un comportamento simile caratterizzato da un'elevata duttilità, buoni sforzi allo sfermamento e ottima resistenza meccanica con valori del modulo di Young che superano i 500 MPa. Inoltre, correlando i parametri meccanici con il contenuto di etilene e butene presente nei terpolimeri, è emerso che la deformazione a rottura aumenta all'aumentare del contenuto totale di comonomero, il modulo per basse concentrazioni di butene diminuisce all'aumentare della concentrazione di etilene, quando invece la concentrazione di butene supera il 5% in mol, il modulo crolla a valori più bassi anche per concentrazioni basse di etilene. Grazie per l'attenzione. Grazie Teresa. Volevo fare una domanda, Riccardo. Prego, prego. Ok. Volevo chiedere alla studentessa come si confrontano questi terpolimeri studiati con i copolimeri che contengono, quindi un solo tipo di comonomero, ma con la stessa concentrazione molare di comonomero. Sì, allora, ho riportato in una slide. Allora, in questa slide c'è l'omopolimero, che è quindi solo polipropilene isotattico. Invece in questa c'è il polipropilene isotattico con etilene e qui invece c'è quella con il butene. E si vede come, ad esempio, se andiamo a relazionare i copolimeri, quello solo con etilene, ad esempio il 13.1% in mol di etilene, si può confrontare con il 13.6% in mol di butene. Come avevo detto in precedenza, l'etilene rappresenta un elemento di maggior disturbo, seppur comunque più piccolo rispetto al butene. Difatti qui i valori di deformazione a rottura, quindi la duttilità del campione, crolla, mentre invece ad esempio nel butene ciò non avviene. Quindi tu però non hai proprio risposto alla mia domanda, perché io volevo sapere, rispetto ai terpolimeri che contenevano la stessa concentrazione molare di comonomero, cioè nel senso intendevo un confronto ad esempio tra un copolimero con l'etilene e col butene all'8% e un terpolimero in cui la somma dei due comonomeri che hai utilizzato era intorno all'8%, se c'erano delle differenze, questa era la domanda. No, questo non l'abbiamo visto nel progetto di tesi. Va bene, ok.
Ci sono altre domande? Va bene, passiamo all'ultimo candidato per i triennali, che è Sodano Francesca, relatore evidente e controrelatore Napolitano. La tesi ha come argomento l'isolamento e caratterizzazione chimica e biologica di metaboliti. Salve a tutti, vedete? Sì. Ok. Argomento del mio lavoro di tesi sperimentale in chimica organica è l'isolamento e la caratterizzazione chimica e biologica di metaboliti prodotti da Diprodia pinea, agente causale del declino del pino. Il pino è un genere di alberi e arbusti sempreverdi appartenente alla famiglia delle pinacee. Comprende circa 120 specie che possono essere raggruppate in tre grandi sottogeneri: Pinus, Ducampupinus, Strobus. Il legno del pino ha una colorazione chiara, appartiene alla categoria dei legni dolci, al tatto risulta in uso e può essere utilizzato in falegnameria per la produzione di mobili, per lavori di carpenteria, per la produzione di porte e serramenti e come combustibili. Infatti i derivati della lavorazione del legno del pino vengono messi in commercio sotto forma di briquette e pellet per le stufe a legna. I fattori di stress che causano malattia nelle piante sono i fattori abiotici, che sono fattori di natura ambientale, quali variazione di pH, di temperatura, carenza di acqua e nutrienti. E i fattori biotici sono invece indotti da altri organismi viventi, quali batteri, virus e funghi. La principale causa di sviluppo di patologie in piante di interesse forestale sono i funghi, e tali malattie causano non solo perdite per l'industria del legno e della vivaistica, ma danni al patrimonio paesaggistico, forestale e ornamentale. Le fitotossine sono metaboliti secondari bioattivi coinvolti in diversi stati della patogenesi, che hanno lo scopo di penetrare all'interno della cellula ed interagire con i processi metabolici della pianta, causando così i sintomi della malattia. Vengono utilizzando la funzione di battericidi, fungicidi, insetticidi anche in ambito medicale come cause antitumorali. Obiettivi del mio lavoro di tesi sono stati l'isolamento e la caratterizzazione dei metaboliti fitotossici prodotti in vitro da Diplodia pinea, utilizzando sia tecniche cromatografiche che tecniche spettroscopiche. E la loro configurazione relativa è stata assegnata mediante NMR. La determinazione della configurazione assoluta mediante dicroismo circolare elettronico combinato a calcoli computazionali è tuttora in corso, ed è stata inoltre saggiata l'attività fitotossica attraverso saggi di puntura fogliare su piante non ospiti. L'isolamento del fungo e saggi fitotossici sono stati condotti dalla professoressa Lucia Maddao dell'Università di Sassari. In prima persona mi sono occupato dell'isolamento delle fitotossine attraverso tecniche cromatografiche, colonna cromatografica TLC. L'identificazione strutturale è avvenuta attraverso tecniche spettroscopiche NMR, massa UV ed IR, e l'assegnazione della configurazione assoluta è tuttora in corso dal professor Stefano Superchi dell'Università della Basilicata. I metaboliti secondari isolati da Diplodia pinea sono stati appunto isolati attraverso un processo di purificazione bioguidata che qui vedete illustrato, e si è partiti da un filtrato culturale fungino fino ad arrivare alla caratterizzazione chimica e biologica delle fitotossine. L'estratto organico della Diplodia pinea è stato purificato su colonna cromatografica e sono state ottenute 10 frazioni. La quarta frazione è stata purificata mediante TLC preparativa, e dalla combinazione delle informazioni ricavate dagli spettri NMR mono e bidimensionali e dallo spettro di massa è stata caratterizzata una nuova fitotossina isolata per la prima volta, da noi denominata pinofuranoxina A. Di seguito vi mostrerò gli spettri NMR, non scenderò nel dettaglio per questione di tempo, ma dallo spettro protonico è possibile osservare due doppietti intorno ad 1,5, caratteristici dei metili 9 e 10, un protone lifinico intorno a 7, un singoletto H4 che è shiftato per la presenza dell'OH adesso legato, che risulta essere sovrapposto al protone H7. Di seguito mostrerò gli altri spettri: lo spettro COSI, lo spettro HSQC, lo spettro HMBC, lo spettro del carbonio 13, lo spettro di massa con i relativi addotti, due addotti dimerici del sodio e del potassio, un addotto dimerico del sodio con perdita di acqua, lo ione pseudomolecolare e un altro con perdita di acqua, lo spettro di UV e di R.
mentre la quinta frazione della colonna cromatografica è stata purificata mediante TLC preparativa attraverso lo schema che qui vedete illustrato, e anche da queste purificazioni è stato isolato un nuovo metabolita da noi denominato pirofuranoxina B, che è risultato essere un diastereoisomero della pirofuranoxina A. In particolare, dallo spettro protonico è possibile osservare la differenza che il segnale OH4 non risulta essere sovrapposto al protone H7. Lo spettro COSI della pinofuranoxina B, lo spettro HSQC, spettro HMBC, lo spettro del carbonio 13, lo spettro di massa con i relativi addotti, lo spettro V e DR, mentre dagli spettri noisy della pinofuranoxina A e della pinofuranoxina B è stato possibile determinare la configurazione relativa delle due fitotossine. In particolare, sull'anello furanonico è possibile, di entrambe le pinofuranoxine è possibile attribuire una configurazione trans, poiché non vi è correlazione tra il protone H4 e il protone H5, mentre sull'anello ossiranico della pinofuranoxina B è possibile, data la correlazione noisy tra il protone H7 e il protone H8, è possibile attribuire una configurazione cis, mentre nella pinofuranoxina A è trans, poiché non vi è correlazione tra i due protoni H7 ed H8. Inoltre, entrambe le pinofuranoxine sono state saggiate attraverso saggi di puntura fogliare su foglie di edera, fagiolo e lercio a 3 concentrazioni diverse. I risultati sono stati riportati in tabella, come potete osservare, e per entrambe le tossine è stata osservata un'attività concentrazione dipendente. In particolare è stata osservata che la pinofuranoxina A è risultata essere più attiva della pinofuranoxina B, entrambi i metaboliti hanno causato però lo sviluppo di necrosi circondate da aureola clorotica su tutte le piante utilizzate per il saggio. I risultati ottenuti da questo lavoro di tesi sono stati la produzione di fitotossine da diplodia pinea, la purificazione di due nuove fitotossine, la caratterizzazione chimica attraverso metodi spettroscopici che ha dato la che ha mostrato uno scheletro carbonioso originale di entrambe le pinofuranoxine e una caratterizzazione biologica attraverso saggi di puntura fogliaria. Grazie per l'attenzione. Grazie Francesca, ci sono domande? Ok, se non ci sono domande, noi possiamo passare alle lauree magistrali. Il primo candidato è Garofalo Laura, relatori Montagnaro, Solimine e Winter, controrelatori Russo e Correa. Il titolo della tesi è Thermochemical Solar Energy Storage. Buonasera. Allora. Buonasera. Ciao Laura. Si vede lo schermo? Sì, sì. Ok. Allora, il mio lavoro di tesi ha riguardato lo studio di materiali per immagazzinamento termochimico di energia solare. Oggigiorno, come sappiamo, il fabbisogno energetico mondiale in continua crescita e con esso la necessità di ottenere tale energia a partire da fonti energetiche rinnovabili, tra cui l'energia solare. I vantaggi di utilizzare tale fonte energetica sono innanzitutto che parliamo di un'energia pulita, relativamente a basso costo, teoricamente infinita, per non parlare della quantità di energia solare che quotidianamente raggiunge la superficie terrestre. Bisogna ovviamente considerare anche degli aspetti negativi, quali la dipendenza dall'alternanza giorno-notte e dalla dipendenza climatica e il fatto che non vi è una distribuzione omogenea della radiazione solare sulla Terra. Tra le tecnologie più utilizzate per sfruttare l'energia solare abbiamo i pannelli fotovoltaici, che sono costituiti da materiali semiconduttori e sono in grado di convertire la radiazione solare in energia elettrica tramite effetto fotoelettrico. Vi sono poi sistemi a concentrazione dell'energia solare, i quali utilizzano degli specchi ad inseguimento solare, gli eliostati, i quali concentrano la radiazione solare in un unico punto ricevitore, all'interno del quale scorre un fluido termovettore che funge da carrier termico e tale energia termica viene poi convertita in energia elettrica. Uno dei vantaggi dei sistemi a concentrazione dell'energia solare sono quelli di poter essere accoppiati con sistemi di immagazzinamento termochimico dell'energia solare. Tali tecnologie si basano sul convertire l'energia termica in energia chimica. Il principio di base di questo processo è quello di utilizzare reagenti in grado di
effettuare reazioni endotermiche reversibili. L'energia necessaria per sostenere lo step endotermico viene fornita dal sole e i prodotti che si formano sono portati a stoccaggio, fatti reagire dove e quando necessario per eseguire lo step esotermico e quindi rilasciare nuovamente energia. I vantaggi di questo processo sono innanzitutto di ottenere uno storage energetico stabile nel tempo a lungo termine e con minime perdite energetiche, inoltre di poter trasportare l'energia anche per distanze molto elevate. Tra le classi di composti che sono studiati per tale processo vi ricordiamo i sali idrati e i carbonati. Lo scopo del mio lavoro di tesi è stato quindi quello di analizzare due diversi sistemi per applicazione di immagazzinamento termochimico di energia solare. È stata svolta un'attività modellistica in collaborazione con la TUVIEN nell'ambito del progetto Erasmus, basata sull'analisi della reazione di disidratazione e idratazione dello stalato di calcio monoidrato, al fine di determinare l'energia totale necessaria per effettuare lo step endotermico di disidratazione e l'energia rilasciata con il conseguente aumento di temperatura dello step esotermico di reidratazione. È stata poi effettuata un'analisi cinetica sulla disidratazione. Parallelamente è stata condotta un'attività sperimentale in collaborazione con STEMS CNR basata sull'analisi della calcinazione e carbonatazione del carbonato di calcio al fine di determinare la reattività del materiale e la densità lungo i cicli. Per quanto riguarda l'attività modellistica, il sistema reattoristico preso in considerazione è un reattore trifasico in sospensione con una camicia esterna per il controllo termico. L'olio utilizzato sia all'interno della sospensione che come olio di servizio, e qui sono qui riportate le caratteristiche dell'olio, dove ricordiamo che il ruolo principale dell'olio è quello di proteggere sia lo salato anidro dall'umidità, essendo esso fortemente igroscopico, quello di permettere inoltre di lavorare in un mezzo omogeneo ed evitare l'agglomerazione di particelle. Di seguito sono riportati i flowchart relativi allo step di disidratazione e di reidratazione. Per quanto riguarda la fase di disidratazione, viene considerato anche un flusso di azoto sulla sommità del reattore che funge da carrier per le molecole di vapore acqueo che si sviluppano durante la disidratazione. È stato inoltre in questa fase considerato fatta l'assunzione che la reazione inizia alla temperatura di 200 gradi, quindi sono state analizzate separatamente lo step di riscaldamento della sospensione da temperatura ambiente a 200 gradi e poi la reazione di disidratazione. Per quanto riguarda la reazione di reidratazione, si è considerato di aggiungere acqua liquida a temperatura ambiente, che quindi la reazione inizia a temperatura ambiente. Sono stati eseguiti bilanci di materia e di energia per lo step di disidratazione, i cui risultati sono mostrati in figura. In particolare è stata calcolata l'energia richiesta per riscaldare la sospensione da temperatura ambiente a 200 gradi e l'energia per sostenere la reazione chimica fino a completa conversione a temperatura fissa di 200 gradi. Sono inoltre stati calcolati le perdite termiche dovute al riscaldamento del flusso di azoto e del reattore di vetro. Inoltre, considerando che l'energia necessaria per sostenere l'intero processo viene fornita dall'olio di servizio, sono qui di seguito riportati due diagrammi operativi in cui, impostato un tempo di riscaldamento, è possibile calcolare, ricavare la portata massica di olio necessaria per eseguire due step. Per quanto riguarda la reidratazione, è stata calcolata la temperatura massima raggiunta dalla sospensione sia in condizioni adiabatiche che considerando perdite termiche. Definendo inoltre lambda come il rapporto tra le moli di acqua aggiunte fratto le moli di acqua stechiometriche di idratazione, è stato calcolato come varia la temperatura massima raggiunta dalla sospensione al variare di tale parametro e, come si può notare, lambda non influisce in modo significativo sulla temperatura massima raggiunta. È stata poi effettuata un'analisi cinetica sullo step di disidratazione in cui sono stati studiati quattro articoli e riportati qui in tabella i risultati riportati in ogni articolo. In particolare è riportato il meccanismo proposto da ogni articolo per la cinetica di disidratazione con le relative funzioni F di alfa e G di alfa, con alfa il grado di conversione e i valori di fattore esponenziale di energia di attivazione. Tali risultati sono stati utilizzati per poter calcolare un tempo cinetico caratteristico di completa conversione dello stato di calcio monoidrato per diverse temperature, considerando le equazioni riportate qui in basso.
In conclusione quindi di questa prima parte modellistica si è concluso che è stato calcolato l'energia richiesta per effettuare lo step di riscaldamento della sospensione da temperatura ambiente a 200 gradi e l'energia richiesta per sostenere la reazione endotermica alla temperatura fissa di 200 gradi e assumendo completa conversione. Inoltre dal calcolo dell'energia specifica rilasciata dalla reidratazione assumendo sempre completa conversione è risultato che il 43% dell'energia stoccata viene poi rilasciata. Dallo studio cinetico ne è risultato che un tempo caratteristico cinetico di completa conversione del COM a 200 gradi può variare dagli 11 ai 135 secondi. È stata poi effettuata appunto un'attività sperimentale basata su 20 cicli di calcinazione e carbonatazione del carbonato di calcio, prove condotte all'interno di un reattore a letto fluidizzato di irraggiamento diretto, dove la radiazione solare viene simulata da 3 lampade a xenon poste sulla sommità del reattore e secondo una precisa geometria in modo tale da focalizzare la radiazione sulla superficie del letto. Inoltre, al fine di massimizzare l'output energetico, le temperature utilizzate per effettuare lo step di carbonatazione e calcinazione sono abbastanza elevate, in particolar modo per la carbonatazione si è lavorato a 850 gradi e per la calcinazione a 950 l'intero processo è stato svolto in un ambiente al 100% di CO2. Qui di seguito sono riportati i risultati in termini di grado di carbonatazione in funzione del numero di cicli. Questi risultati sono stati poi paragonati con delle prove condotte nelle stesse condizioni operative ma in un reattore riscaldato solo elettricamente e come si può notare per entrambe le prove si ha per i primi cicli un rapido decremento del grado di carbonatazione del sorbente. Aspetto dovuto in particolare alle elevate condizioni, alle severe condizioni operative che si utilizzano, che determinano un forte sintering nel materiale, la diminuzione della superficie specifica reattiva e quindi di conseguenza una diminuzione della capacità di cattura del sorbente. Come si può notare però questa diminuzione del grado di carbonatazione è più pronunciata nel caso delle prove condotte nel reattore solare, aspetto fenomeno dovuto molto probabilmente alla radiazione che va ad incidere diciamo, sulla superficie provocando un surriscaldamento delle particelle e quindi di conseguenza un fenomeno di sintering più pronunciato. Inoltre sono state effettuate delle prove di densità al fine di separare le particelle con diverso grado di carbonatazione. In particolare in figura è riportato in verde i valori di densità per i vari cicli del materiale carbonatato, dove, come si può notare, il valore di densità si mantiene pressoché costante per tutti i cicli, a differenza invece della densità del materiale calcinato, che riportato in rosso, che come si può notare per i primi cicli tende ad aumentare e per poi mantenersi costante intorno al valore di 1,4 grammi su millilitro. Tale andamento è dovuto molto probabilmente al sintering che avviene nel materiale, con una perdita di porosità delle particelle, diminuzione del volume e conseguente aumento della densità di bulk. È stata poi determinata un'equazione matematica in modo tale da poter calcolare la densità del materiale calcinato ad un generico ciclo I-1 in funzione del grado di carbonatazione del ciclo successivo. I risultati ottenuti da questa equazione sono riportati in figura in nero e come si può notare approssimano molto bene i dati sperimentali. È stata poi determinata la frazione del volume perso durante tutte le calcinazioni e ancora una volta l'andamento di questo parametro S, come si può notare, segue quello della densità del materiale calcinato, aspetto che quindi va a confermare il fenomeno di sintering che avviene nel materiale. In conclusione quindi si è dedotto che queste elevate condizioni di temperatura operative determinano una rapida diminuzione della reattività del sorbente. La densità del materiale carbonatato si mantiene pressoché costante lungo tutti i 20 cicli, a differenza del materiale calcinato in cui si ha appunto un fenomeno di sintering molto pronunciato con occlusione della porosità del sorbente, conseguente aumento della densità. Inoltre l'equazione matematica che mette in relazione la densità del materiale calcinato con il grado di carbonatazione sembra essere molto valida approssimando vista molto bene i dati sperimentali. Grazie per l'attenzione. Grazie Laura, ci sono domande? Sì, prego Vincenzo. Sì, avrei una un attimo solo.
Cato e Pizzo Claudio Luigi, relatori di Serio e Russo, controrelatori Montagnaro e Iuliano, e la tesi ha come argomento l'esterificazione dell'acido levulinico. Salve, mi sentite? Sì, sì. Ok, perfetto. Vedete anche il PowerPoint? Sì. Ok, perfetto. Salve a tutti. Il mio lavoro di tesi si è incentrato sull'esterificazione dell'acido levulinico tramite cromatografia reattiva. L'acido levulinico è un importante building block di bioraffineria. Difatti, a partire da esso possono essere sintetizzati diversi intermedi di interesse industriale, tra cui l'etillevulinato, il prodotto di reazione di acido levulinico con etanolo. Tra le sue possibili applicazioni, spicca quella come additivo per biodiesel. Come dimostrato da uno studio di Joshi ed altri, l'aggiunta fino a un 20% in volume di etillevulinato in biodiesel ne migliora le prestazioni a bassa temperatura, diminuendone la viscosità. L'esterificazione di acido levulinico con etanolo è condotta industrialmente con acido solforico, poiché la reazione non catalizzata presenta una cinetica estremamente lenta. Tuttavia sono ben noti i vantaggi della catalisi eterogenea e per questa ragione la ricerca si è incentrata sullo studio di diverse categorie di catalizzatori che potessero portare alla produzione dell'etillevulinato. Uno studio di Fernandez ed altri ha individuato nelle resine a scambio ionico funzionalizzate con gruppi solfonici una categoria di catalizzatori particolarmente efficienti per lo scopo. Dato che le resine a scambio ionico sono impiegate nelle colonne cromatografiche per la separazione degli analiti, ci si domanda se sia possibile sfruttare questa loro caratteristica per effettuare simultaneamente la catalisi di reazione e la separazione dei prodotti. La risposta è sì, attraverso un sistema reattivo noto come reattore cromatografico. Un reattore cromatografico è un sistema reattivo in cui un materiale solido è capace simultaneamente di catalizzare la reazione desiderata e separare i prodotti attraverso adsorbimento specifico di uno di essi. Le potenzialità di questo sistema sono enormi, non solo perché esso permetterebbe di superare il limite termodinamico delle reazioni di equilibrio quali la reazione di esterificazione, ma anche di recuperare prodotti puri in uscita al reattore, e da non sottovalutare anche la possibilità di influenzare la selettività in network di reazione complessi. La maniera più semplice di realizzazione di un reattore cromatografico è un sistema semicontinuo in scala di laboratorio simile ad un sistema HPLC, in cui uno dei due reagenti è flussato in continuo attraverso il reattore tubolare impaccato con la resina, mentre l'altro reagente è iniettato attraverso un iniettore con un volume nell'ordine dei microlitri. Industrialmente, invece, un reattore cromatografico può essere realizzato attraverso una tecnologia nota come Simulated Moving Bed Reactor, consistente in diverse colonne impaccate collegate tra loro in serie. In questo caso, il recupero del prodotto separato dai sottoprodotti è garantito dalla variazione a intervalli di tempo regolari dei punti di ingresso dei reagenti e di uscita dei prodotti attraverso delle valvole apposite. Tra le resine a scambio ionico funzionalizzate in gruppi solfonici disponibili in commercio, quelle più adatte a essere impiegate all'interno di un sistema reattivo quale il reattore cromatografico sono le resine di tipo gel. Esse, pur possedendo un'area superficiale in genere minore rispetto alle resine di tipo poroso, sono più adatte di quest'ultime poiché sono meno soggette a limitazioni di tipo diffusivo extra e intraparticellare. Per questa ragione la scelta è ricaduta su una resina commerciale di tipo gel, ovvero la Davex 50 VX8, che tra le altre proprietà possiede un'elevata capacità di ritenzione d'acqua, necessaria per la separazione di questo sottoprodotto dall'estere desiderato. Quindi, l'obiettivo del lavoro di tesi è stato quello di mettere a punto ed in esercizio un sistema reattivo cromatografico. Tuttavia, sono stati necessari dei test preliminari in batch per determinare la capacità catalitica della resina Davex 50 VX8 e valutare alcuni parametri cinetici e termodinamici della reazione. Dopodiché è stato sviluppato un modello tramite un software apposito, GPROMS Model Builder, per descrivere accuratamente tali dati. In ultimo, è stato poi messo a punto in esercizio un reattore cromatografico per verificare la capacità della resina Dawex di catalizzare la reazione e simultaneamente separare l'estere degli altri componenti del nostro sistema. Il setup sperimentale del sistema batch è illustrato in figura. Tutte le prove riportate in tabella hanno avuto la durata di 24 ore e l'andamento della reazione è stato verificato tramite titolazione acido-base condotta su prelievi effettuati a intervalli di tempo regolari.
Le prove sono state svolte variando diversi parametri operativi, tra cui la velocità di agitazione, la temperatura di esercizio, il rapporto molare tra i reagenti e il carico di catalizzatore. In tabella sono riportati i valori di conversione di acido levulinico all'equilibrio. Si noti come i valori maggiori di conversione siano stati raggiunti attraverso il rapporto molare massimo tra quelli testati, cioè 5 a 1 etanolo acido levulinico, e di quantità di catalizzatore massima caricata nel reattore, 2% in peso. Per quanto riguarda l'effetto della velocità di agitazione sul nostro sistema, riportando la velocità osservata di reazione in funzione appunto della velocità di agitazione, si può notare come aumentando l'agitazione sopra i 400 giri al minuto non siano più presenti limitazioni alla diffusione esterna nella cinetica di reazione. Per quanto riguarda invece i dati raccolti a diversa temperatura, attraverso di essi, tramite la linearizzazione dell'equazione di Arrhenius, si è ottenuta una prima stima dell'energia di attivazione della reazione, che sarà poi confrontato con il valore ottenuto tramite modellazione. Ancora, tramite i dati ottenuti a diverso carico di catalizzatore, riportando la conversione in funzione del prodotto tra il tempo di reazione e la densità di bulk, si nota come i dati siano sovrapponibili, indice del fatto che vi è una relazione lineare tra il carico di catalizzatore e la cinetica di reazione. In ultimo, dai dati invece raccolti a diverso rapporto molare etanolo-acido levulinico, si noti come l'eccesso di etanolo in una reazione di equilibrio spinga il processo verso la formazione del prodotto sia da un punto di vista cinetico che termodinamico. Raccolti quindi i dati in batch, si è passati allo sviluppo di un modello che potesse descrivere tali dati. Il bilancio ha tenuto conto sia di ciò che avveniva in fase bulk, sia di ciò che accadeva sulla superficie del catalizzatore. Per quanto riguarda la fase bulk, il modello si compone di due aspetti. Uno reattivo, collegato a una cinetica di tipo autocatalitico dovuta all'acidità dell'acido levulinico, e uno di trasporto attraverso il film di liquido stagnante che si forma attorno alla superficie catalizzatore. Per quanto riguarda invece il bilancio di massa in fase solida, anche esso è composto di due termini. Uno reattivo direttamente legato alla concentrazione di catalizzatore nel reattore, è uno di tipo diffusivo intraparticellare con un parametro di diffusività effettiva legata a quella molecolare attraverso dei parametri tipici del solido, quali la porosità e la tortuosità. La diffusività molecolare di ciascun componente è stata valutata attraverso la equazione empirica di Wilke e Chang. La risoluzione del bilancio di massa in fase solida richiede due condizioni al contorno. La prima è stata impostata al centro della particella di solido come condizione di simmetria e la seconda invece all'interfaccia tra la fase bulk e la fase solida come stazionarietà tra la diffusione esterna e quella interna. Il modello è stato completato tramite stima di parametri cinetici tra cui l'energia di attivazione della reazione catalizzata e sono stati riportati per confronto i dati ottenuti in batch con quelli simulati dal modello e si noti come il modello descrive sufficientemente bene i dati raccolti. L'energia di attivazione stimata risulta di 20 kJ per mole superiore a quella precedentemente ottenuta con la linearizzazione di Arrhenius, questo perché era stata sottostimata la limitazione alla diffusione intraparticellare. A questo punto si può passare finalmente alla messa a punto del sistema cromatografico, che era costituito da una pompa HPLC che permetteva di flussare etanolo all'interno del nostro reattore, un reattore tubolare in acciaio di diametro 8 mm caricato con 6,5 grammi di resina Davex, a sua volta inserito all'interno di una fascia riscaldante la cui temperatura era gestita da una termocoppia collegata ad un PID. Un sistema di iniezione collegato a un loop di 20 microlitri permetteva invece l'iniezione del secondo reagente, l'acido levulinico. In uscita al reattore era presente un detector online, un analizzatore UV con assorbimento nella lunghezza d'onda di 250 nanometri. La pressione all'interno del sistema di 2 bar è stata mantenuta tramite una bombola di azoto. Le prove sono state svolte variando la temperatura e la portata di etanolo, per verificare come questi due parametri influenzassero la reazione e la separazione. Dalle prove a 303 Kelvin sono emersi dei cromatogrammi i cui profili sono variati a seconda della portata impostata al nostro sistema. Si noti come alle portate superiori e a quelle inferiori vi sia la presenza di un solo picco di assorbanza, mentre alle portate intermedie sono presenti un picco a intensità maggiore e una intensità minore.
Quindi, per verificare la natura di questi picchi, sono stati effettuati dei pulsi del prodotto puro, etilevulinato, e confrontati con i pulsi effettuati di acido levulinico. Ed è emerso che i pulsi a minore intensità alle portate intermedie corrispondono proprio alla formazione parziale di etilevulinato, mentre i cromatogrammi alla portata inferiore a quelle superiori sono sovrapponibili. Quindi possiamo affermare che alla portata di 0,8 cm3 al minuto si ha conversione totale dell'acido levulinico in etilevulinato, conversione che poi diventa parziale aumentando la portata, fino a delle portate troppo sostenute, tali per cui l'acido levulinico ha un tempo di residenza troppo basso per poter dare della conversione significativa. Aumentando di altri di 10 gradi la temperatura, è stato possibile paragonare i cromatogrammi di due pulsi di acido levulinico alla stessa portata. E se prima la temperatura inferiore si aveva a questa portata di 1,1 cm3 al minuto solo una conversione parziale dell'acido in etilevulinato, adesso si ottiene una conversione totale, data identificata la corrispondenza tra il picco a minore intensità precedente e quello a 313 Kelvin. Quindi la conversione parziale dell'etilevulinato è shiftata verso portate più elevate. In questo caso, però, la separazione è peggiore rispetto al caso precedente, poiché il tempo di eluizione dei due componenti è inserito all'interno di un intervallo di tempo più ristretto. Aumentando di altri 10 gradi la temperatura, tutti i cromatogrammi ottenuti a diverse portate non hanno mostrato la formazione parziale di etilevulinato. E se questo alle portate più sostenute è sempre da attribuire al basso tempo di residenza, alle portate più basse, invece, come dimostrato dai pulsi di etilevulinato, è dato dalla conversione completa dell'acido levulinico nel prodotto desiderato. Quindi, in conclusione, possiamo affermare che la resina Dawex 50 VX8 è un buon catalizzatore per la reazione di esterificazione, portando alla conversione dell'acido levulinico in etilevulinato massima dell'89%. Il modello costruito per la descrizione dei dati è un buon modello che ha descritto in maniera sufficiente i dati raccolti in batch. Il reattore cromatografico messo a punto ha svolto il ruolo per cui è stato progettato, quindi ha portato o alla conversione completa di etilevulinato o una conversione parziale ma con buona separazione del prodotto dall'acido levulinico. E per quanto riguarda i futuri sviluppi di questa ricerca, essi sono da individuarsi nella caratterizzazione fluidodinamica e nello sviluppo di un modello che possa descrivere il sistema reattivo cromatografico per poter poi passare ad uno scale-up industriale. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Claudio. Ci sono domande? Fabio è evidente. Prego. Sì. Buonasera Claudio. Grazie. Salve. Claudio, buonasera, grazie per la sua molto chiara presentazione. Giusto un commento. Lei ha scritto il bilancio di materia, no? Intorno alla particella, ha assunto una legge cinetica. È lì quella è una legge cinetica di letteratura o è una vostra proposta? La legge cinetica per la fase solida, quindi. Sì. Sì, è di letteratura in realtà, è di studi precedenti effettuati dal gruppo di ricerca in cui diciamo ho sviluppato questo lavoro. Va bene, e quando lei calcola la velocità osservata in sistema discontinuo, come la calcola? Dalla pendenza iniziale? Come R osservata? Sì. Sì, la R osservata è esattamente la pendenza iniziale dei dati raccolti in prima ora di reazione. Va bene, grazie. Antonio? Sì, no, io voglio chiedere per l'ennesima volta come mai ancora una volta si utilizza una reazione di equilibrio nell'esterificazione tra un alcol e un acido, che si sa bene, anche se si usa poi come catalizzatore, non un acido minerale ma l'amberlite, quando si sa che, e anche Claudio lo dovrebbe sapere, esiste un processo che lui ha studiato che dà una reazione irreversibile con rese quantitative. In questo caso abbiamo utilizzato questi reagenti, questi reattivi, per dimostrare in realtà l'efficacia del setup cromatografico. Chiaro che esisteranno sicuramente dei processi per produrre questo processo che l'hai studiato. Come si fa a trasformare un acido in un essere in rese quantitative, senza, ovviamente con una reazione irreversibile? In questo momento non lo so bene, forse. No, l'hai dovuto per forza studiare. Comunque, vabbè, non fa niente. Questo non era
La domanda non era sul catalizzatore, era a monte, perché invece di usare una reazione di equilibrio catalizzata da ACI non si usa una reazione che è irreversibile, non è di equilibrio, è da rese quantitative. Ok, grazie. Prego. Una domanda di Martino. No, non è una domanda, è per l'ennesima volta il professore Evidente fa la stessa domanda su tesi di questo genere. Allora, credo forse qualche, una volta, qualcuno gli è stato detto. Il problema qui è un problema di chimica industriale, non è un problema di chimica organica. Passare attraverso la reazione che dice il professore Evidente costa molto e quindi c'è un problema di soldi. Quindi, industrialmente, contrariamente a quanto pensa il professore Evidente, si fanno utilizzando catalizzatori acidi e acidi carbossilici più alcoli in tutte le reazioni di esterificazione del mondo. Va bene? Grazie. Forse me lo poteva dire pure lo studente, allora. Va bene, procediamo. Prossimo candidato, Squillante Ilaria, relatori Di Girolamo e Auriemma, contro relatori Centore e Busico. Il titolo della tesi è Strutture e proprietà di complessi di un polilattide. Buonasera. Vedete? Si vede? Sì. Ok. Allora, questo progetto di tesi riguarda lo studio della struttura e delle proprietà dello sterocomplesso della polilattide studiato nella forma di fibre. Anzitutto l'acido polilattico è il polimero dell'acido lattico, poiché l'acido lattico contiene un carbonio chirale, allora esistono una varietà di isomeri configurazionali nel polimero corrispondente, laddove il PLLA sarebbe il polimero che contiene idealmente il 100% di unità monomeriche con il carbonio in configurazione S. Il PDLA è l'analogo con il carbonio in configurazione R. In particolare l'acido polilattico è un polimero biodegradabile e compostabile e infatti viene utilizzato per applicazioni al monouso, è biocompatibile e bioriassorbibile e infatti abbiamo molte applicazioni a livello medico, per esempio nei fili di sutura o nelle viti per ortopedia. C'è la possibilità di ottenerlo come completamente ricavato da fonti rinnovabili con la conseguente diminuzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera e inoltre viene utilizzato anche in manufatti ad alte performance, per esempio per filamenti per la stampa 3D. Il monomero di partenza si può ottenere per fermentazione dell'acido, cioè per fermentazione lattica, si può ottenere sia l'acido L-lattico che l'acido D-lattico ad elevata purezza ottica. Dopodiché si ha una policondensazione diretta dell'acido lattico oppure si può avere la ring opening polymerization a partire dal diestere ciclico dell'acido lattico utilizzando come catalizzatore lo stagno ottanoato e questa è la sintesi che viene più utilizzata dal punto di vista industriale. Il PLLA presenta un complesso polimorfismo cristallino laddove la forma più stabile è la forma alfa in cui le catene si trovano in conformazione di elica 10-3. Esiste anche una forma alfa disordinato, anche detto alfa primo, la quale presenta dei parametri di cella leggermente più, con valori leggermente più alti, che indica un possibile disordine conformazionale nell'elica 10-3. Si passa ad una conformazione di elica 3-1 nella forma beta che si ottiene per stironi astrali a partire dalla forma alfa, mentre invece un'elica 3-1 è ancora presente nella forma gamma, ottenuta soltanto per cristallizzazione bitassiale su cristalli di etametilenbenzene. Il PDLA presenta lo stesso polimorfismo cristallino del PLLA, laddove però le eliche hanno una chiralità opposta, essendo eliche destre, mentre nell'L sono eliche sinistre. In compresenza del PLLA e del PDLA si può ottenere una struttura cristallina che è quella dello stereocomplesso, il quale rispetto ai polimeri enantiopuri possiede una maggiore stabilità termica, avendo una temperatura di fusione di 230 gradi centigradi, che è circa 50 gradi più elevata rispetto a quella delle specie enantiopure. Presenta una più veloce cinetica di cristallizzazione, delle migliori proprietà meccaniche, oltre al fatto che può agire da agente nucleante per il PLA. Inoltre, per quanto riguarda la struttura cristallina, le catene si trovano in conformazione di elica 3-1, e vi sono 6 catene per cella elementare, laddove ogni catena, ogni elica è circondata da 3 eliche enantiomorfe. Quindi lo scopo del progetto di tesi è stato andare a studiare miscele di PLLA e di PDLA, caratterizzandole sia da un punto di vista strutturale che meccanico che termico, e valutando l'influenza della temperatura e della struttura cristallina iniziale.
I campioni di partenza sono campioni industriali forniti dalla Total Corbion di PLLA L130 e PDLA D120 ad elevata purezza ottica e che presentano delle proprietà fisiche simili. In particolare è stato visto dall'analisi diffrattometrica che entrambi i campioni si presentano in forma alfa e la presenza della forma alfa è confermata anche dal first heating scan dei termogrammi di SC. In cui i picchi di fusione si trovano a 178 e 177 gradi centigradi per l'LED rispettivamente. Tuttavia vi sono delle differenze, sia durante la fase di cooling, in cui i fenomeni di cristallizzazione, pur essendo in realtà trascurabili, avvengono in misura maggiore per il D rispetto all'L. Ma soprattutto notiamo che nella fase di second heating il fenomeno di cold crystallization è più slargato e a temperature più elevate nel caso del PLLA rispetto al PDLA. Questo suggerisce la probabile presenza di un agente nucleante nel campione D, come sembrerebbe confermato anche dai gradi di cristallinità più elevati nel PDLA rispetto al PLLA. Dati questi campioni si sono andati a studiare le miscele, in particolare in nessun caso per le miscele equimolari è stato possibile ottenere lo stereocomplesso puro, per cui abbiamo studiato le miscele sbilanciate e in particolare sia nel caso della miscela 60-40 che 40-60 di PLLA a PDLA si è potuto ottenere la forma di stereocomplesso puro. Nel nostro caso sono state studiate le miscele 60-40. In particolare i campioni di partenza sono campioni ricavati da CAT, ovvero attraverso lente evaporazione del solvente a partire appunto da soluzioni di PLLA e PDLA in diclorometano. E in questo caso, come si vede in curva, dalla curva A, appunto sono presenti cristalli di stereocomplesso puro. Dopodiché si sono ottenuti campioni quenched e slowly cooled andando a fondere i campioni da CAT e facendone un brusco raffreddamento dal fuso nel caso dei campioni quenched, e quindi in questo caso si parte da una situazione di partenza amorfa. Mentre invece nel caso degli slowly cooled si è fatto appunto un lento raffreddamento dal fuso, in questo caso si ottiene una miscela che contiene sia cristalli di stereocomplesso che cristalli di forma alfa. Dopodiché si è fatto un'analisi delle proprietà meccaniche e sono state studiate queste sia a temperatura ambiente che a temperature maggiori o uguali rispetto alla temperatura di transizione vetrosa, che è pari a 60 gradi centigradi. Quello che si può notare è che nel caso dei cast film, che sono quelli che presentano sempre la forma di stereocomplesso puro, questi sono quelli che presentano le migliori performance meccaniche sia in termini di resistenza meccanica che di duttilità. In particolare questi campioni non sono mai fragili, infatti pure a 25 gradi centigradi vediamo sempre l'occorrenza di un punto di yielding nonostante le rotture al 13% di deformazione. E, la diminuzione degli sforzi in gioco all'aumentare della temperatura suggerisce un effetto plasticizzante della temperatura. Nel caso dei campioni quenched, che sono quelli indicati in rosso, si ha che lo stiro a 25 gradi centigradi dei campioni che sono fragili e rigidi, mentre invece lo stiro a temperature maggiori o uguali rispetto a quella di transizione vetrosa ci danno dei campioni che tendono a comportarsi come degli elastomeri. In particolare a 80 gradi centigradi siamo vicini all'onset della cold cristallizzazione dei campioni quenched e quindi inizia a formarsi forma alfa primo, infatti già a 90 gradi centigradi si vede che c'è un infragilimento del materiale e quindi all'effetto plasticizzante dovuto all'aumento della temperatura si va a scontrare appunto l'effetto dovuto all'infragilimento per l'occorrenza della forma alfa primo. Nel caso degli slowly cooled invece si hanno dei campioni che sono sempre fragili e rigidi ad eccezione della temperatura a 70 gradi centigradi. I campioni stirati fino a rottura sono poi stati sottoposti ad analisi diffrattometrica, in particolare nel caso dei cast film si vede che a 25 gradi centigradi il campione non riesce ad orientarsi e quindi si ha l'occorrenza di anelli di Debye-Scherrer, mentre invece l'orientazione inizia ad aversi già a 70 gradi centigradi e ancora di più a 80 gradi centigradi. E si vede che in questo caso sull'equatore, così come mostrato appunto dai profili equatoriali, appare appunto il riflesso 110200 della forma alfa primo. Dopodiché a 200 gradi centigradi si nota in particolare che si è ottenuta una forma di stereocomplesso molto orientata e questo è un risultato importante proprio perché normalmente i cristalli di stereocomplesso sono riportati che hanno una scarsa appunto sensibilità allo stiro e quindi ad essere orientati. Nel caso dei campioni quenched, ancora una volta a temperatura ambiente sia che il campione resta come nello stato iniziale, quindi amorfo,
mentre a 70 gradi centigradi per stiro si riesce ad ottenere una mesofase. In particolare si vede che comincia ad apparire il riflesso 203113 della forma alfa primo, destinata a svilupparsi a 70 gradi centigradi, come mostrato anche nei profili radiali, e successivamente anche a 80 gradi centigradi. Le fibre analizzate appunto attraverso i raggi X sono state poi sottoposte ad analisi termica. In particolare nel caso dei film da cast si vede che le fibre, i provini strecciati fino a rottura a 60, a 100, a 120 gradi centigradi mostrano nella fase di raffreddamento un picco di cristallizzazione centrato a 130 gradi centigradi e non mostrano dei fenomeni di cold cristallizzazione o comunque questi sono trascurabili nel second CT scan. Si vede che quando succede questa cosa appunto i campioni tendono a massimizzare la formazione dello stereocomplesso in seconda fusione. La stessa cosa si vede anche nel caso dei quencid, in cui appunto le situazioni di cristalline di partenza sono molto diverse, quindi mesofase, forma alfa primo e forma alfa primo, e anche in questo caso si nota che se la cristallizzazione tende ad avvenire a 130 gradi durante la fase di cooling, si tende a massimizzare in seconda fusione la formazione dello stereocomplesso. Per cui le conclusioni che possiamo trarre sono che dal punto di vista meccanico i film appunto che si presentano sotto forma di stereocomplesso puro sono quelli che mostrano le migliori performance meccaniche e si mette in evidenza poi un effetto plasticizzante all'aumentare della temperatura e un contrastante effetto invece di infragilimento dovuto alla cristallizzazione della forma alfa-alfa primo. Dal punto di vista strutturale si vede che non è mai possibile indurre la cristallizzazione dello stereocomplesso a partire dallo stato amorfo per semplice stiro, mentre invece nel caso dei campioni che partono dalla forma di stereocomplesso puro è possibile orientarli attraverso stiro. Dal punto di vista termico poi si vede che indipendentemente dallo stato cristallino iniziale dei campioni o dallo stato amorfo iniziale dei campioni è sempre possibile ottenere la forma di stereocomplesso puro attraverso cristallizzazione del fuso andando a stirare queste fibre appunto nell'intervallo di 60 o di 100 gradi, cioè tra 60 e 100 gradi centigradi. Grazie per l'attenzione. Grazie Ilaria, ci sono domande? Sì, dottore. Posso? Prego. Allora, io ho qualche osservazione, poi te le faccio tutte direttamente e mi rispondi. Tu hai parlato di biocompatibilità. Sì. Volevo sapere se questa biocompatibilità si riferisce al PLLA in cui c'è l'enantiomero L che è la forma diciamo biologicamente attiva o se si riferisce anche al PDLA. Questa è una prima osservazione. Sì. Poi volevo sapere riguardo di fatto questo stereocomplesso è un cristallo racemico, no? Perché sì. Ci sono tutte e due gli enantiomeri, volevo sapere se la densità diciamo, della struttura cristallina dello stereocomplesso è maggiore rispetto a quella delle due strutture enantiomorfe, cosa che in genere succede in base alla regola di Wallach, no? Per cui il cristallo racemo è sempre più denso rispetto a quelli enantiomorfi. E poi volevo sapere, queste miscele di cui tu hai parlato, per esempio la 60-40, dal punto di vista strutturale come si definiscono? Perché in questo caso non c'è più un'uguaglianza dei due enantiomeri, quindi diciamo così c'è un mescolamento, cioè c'è una parte di cristallo racemo e poi c'è l'eccesso dell'altro componente. Insomma, queste sono le osservazioni. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la biocompatibilità in realtà è un concetto che riguarda sia il PLLA che il PDLA. Dal punto di vista biomedico le applicazioni sono di PLLA oppure del PDLLA, ovvero del polimero atrattico che contiene sia il D che l'L, oppure abbiamo dei copolimeri per esempio utilizzati come drug delivery system nel caso del PEG con il PLLA. In generale il PDLA a livello commerciale non viene mai utilizzato come polimero a sé, pur essendo comunque biocompatibile.
cioè viene utilizzato soltanto quando effettivamente si deve ottenere lo stereo complesso, oppure per esempio quando si deve andare a nucleare il PLLA, perché appunto in presenza del PLLA riesce a dare appunto questo effetto nucleante. Dopodiché la seconda domanda non la ricordo, mi ricordo soltanto quella là del stereo complesso. In generale, nel momento in cui noi abbiamo delle miscele di PLLA e di PDLA, sì, dovremmo avere appunto in letteratura che la cristallizzazione dello stereo complesso avviene nelle miscele 50-50. Tuttavia, si può o supporre che effettivamente avvenga la cristallizzazione 1-1 in un gruppo spaziale R3C o R3-C e quindi l'eccesso vada a finire nella fase amorfa. Sì. Tuttavia in letteratura è riportato un articolo più o meno recente, quindi la risoluzione in realtà da questo punto di vista è ancora aperta, cioè, è riportato un articolo più o meno recente in cui si riporta appunto la cocristallizzazione del PLLA e del PDLA non proprio in 1-1 ma proprio per blend, sia che vanno da rapporti 70-30 come DLA, se fosse una soluzione sì. solida dei due dei due, sì, esatto. Componenti enantiomerici. Sì, e in quel caso infatti nell'articolo viene proposto anche un gruppo spaziale a simmetria minore che è il P3 o il P3-, a seconda dell'orientazione alternata delle eliche up and down. E poi non ricordo l'altra domanda. Vabbè, la seconda era sulla regola di Wallach, ma lascia stare, non fa niente. Okay. Va bene così. La ringrazio. Ci sono altre domande? Riccardo, sono Busico. Prego. Non ho domande perché ho avuto colloqui prolungati e soddisfacenti con la candidata, ma volevo solo dire che non faccio domande non perché non me ne frega niente, ma perché ci siamo parlati già in precedenza. Va bene, grazie Enzo. Grazie. A voi. Allora passiamo al prossimo candidato che è Vermile Valeria, relatori di serio Russo e Gagnò, e controrelatori Ruffo e Centore. La tesi ha come argomento l'idrogenazione dell'acido levulinico a gamma valirolattone. Buonasera a tutti. Si vede la presentazione? Sì. Perfetto. Allora, il mio lavoro di tesi riguarda appunto lo studio di catalizzatori bifunzionali a base di ossidi misti di rutenio, niobio, silicio per la reazione di idrogenazione dell'acido levulinico a gamma valirolattone. La ricerca scientifica ormai è sempre più incentrata sullo studio e la messa a punto di processi che consentano di convertire la biomassa in prodotti ad alto valore aggiunto. La biomassa ormai riveste un ruolo centrale soprattutto per caratteristiche quali per esempio la biodegradabilità o la biocompatibilità e anche il fatto che comunque è disponibile in gran quantità. E tra i derivati delle biomasse l'acido levulinico è sicuramente importante perché grazie alla sua reattività da esso è possibile ottenere prodotti utilizzati poi come additivi, per esempio in benzine e biodiesel, ma anche prodotti utilizzati come precursori per polimeri e resine. Dai derivati dell'acido levulinico, il gamma valerolattone è uno di quelli più studiati proprio a causa delle sue caratteristiche sia fisiche che chimiche, tra le quali per esempio la solubilità in acqua, la biodegradabilità e la non tossicità, e proprio queste caratteristiche ne fanno un componente utilizzato appunto come additivo per carburanti, come additivo nel cibo, infatti è utilizzato come agente aromatizzante, ma anche come solvente nell'industria chimica. Il gamma valerolattone è ottenuto da acido levulinico grazie a una reazione di idrogenazione in presenza di un catalizzatore. Per questa reazione sono stati proposti due possibili meccanismi. Un primo meccanismo che prevede l'idrogenazione dell'acido levulinico a formare l'acido gamma idrossivalerico, che a sua volta poi subisce una reazione di ciclizzazione per formare il gamma valerolattone. È un secondo meccanismo in cui invece è prevista la disidratazione della forma enolica dell'acido levulinico a formare alfangelica lattone, che a sua volta poi viene idrogenato per dare il gamma valerolattone. Quale dei due meccanismi prevale dipende dalle condizioni di reazione adottate. Tra i catalizzatori utilizzati per la reazione di idrogenazione, quelli più attivi e selettivi sono quelli a base di rutenio, in particolare il rutenio su carbonio, che però purtroppo ha la tendenza a disattivare rapidamente.
Quindi, per ovviare a questo problema e per quindi migliorare l'efficienza del catalizzatore, sono stati testati vari supporti e in particolare da dati di letteratura è stato visto che la velocità di reazione della reazione di idrogenazione aumenta appunto lungo la serie di supporti carbonio, silice, alluminio e titania. Da un punto di vista di ottimizzazione, diciamo, del processo, sarebbe conveniente sintetizzare dei catalizzatori bifunzionali che quindi siano in grado di favorire entrambi gli step di reazione, ed è proprio sulla base di questa considerazione che il gruppo di ricerca del professor Aronne del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale ha sintetizzato appunto i catalizzatori RNS, quindi catalizzatori a base di ossidi misti di rutenio, niobio e silicio, catalizzatori che hanno dimostrato di permettere di ottenere insomma rese elevate, selettività elevate, e si sono inoltre catalizzatori molto stabili e riutilizzabili. Come si può vedere dalla tabella riportata nella slide, sono stati sintetizzati diversi catalizzatori variando la percentuale in peso di rutenio e di niobio. L'obiettivo quindi del mio progetto, del mio lavoro di tesi, è proprio lo studio del comportamento dei catalizzatori RNS nella reazione di idrogenazione dell'acido ligulinico. In particolare il lavoro è diviso in due parti, una prima parte nel corso della quale sono stati caratterizzati i catalizzatori RNS, che si è svolta nell'ambito di un progetto Erasmus Plus Trainship in Belgio presso l'Université Catholique de Louvain sotto la supervisione del professore Rigagnot, e una seconda parte invece che si è svolta appunto presso l'Università di Napoli Federico II, durante la quale si sono effettuati test catalitici per valutare quindi le performance dei catalizzatori nella reazione di idrogenazione. Per quanto riguarda la caratterizzazione, è stato effettuato il fisiassorbimento di azoto a 77 Kelvin, di cui si riportano appunto le isotermie ottenute. Come possiamo vedere, si tratta di isotermie di tipo 1, quindi tipiche di materiali microporosi, che presentano delle isteresi che denotano la presenza comunque di mesopori, evidente soprattutto nel catalizzatore 4 rutenio 0 niobio. Dai dati riportati in tabella possiamo vedere che tutti i catalizzatori mostrano delle elevate aree specifiche, in particolare considerando i catalizzatori contenenti il 4% di rutenio, il 4 rutenio 0 niobio è quello con l'area specifica più elevata. Quello che si nota è che nel momento in cui aggiungiamo il niobio, aumenta il contenuto di niobio all'interno dei catalizzatori, l'area specifica diminuisce, e lo stesso accade per il volume dei micropori. Aumentando il contenuto di niobio si ha una leggera diminuzione. Questo sostanzialmente perché all'aumentare del contenuto di niobio si formano delle specie di niobio, si formano proprio dei nanodominio, delle nanoparticelle di niobia che quindi vanno a ridurre l'area specifica dei catalizzatori. Per quanto riguarda la diffrazione dei raggi X, dai diffrattogrammi riportati possiamo vedere un segnale a circa 24 gradi che è tipico della silice amorfa. Si può notare che sono totalmente assenti picchi relativi a forme cristalline del niobio, il che ci suggerisce che il metallo è ben disperso all'interno della matrice del catalizzatore. Sono invece presenti i picchi relativi all'ossido di rutenio 4. Per valutare la forza dei siti acidi del catalizzatore è stato effettuato un desorbimento a temperatura programmata di ammoniaca, i cui profili ottenuti evidenziano due segnali, uno a temperatura tra 230 e 250 gradi centigradi, il secondo tra 300 e 340 gradi centigradi. In particolare la presenza di questi due segnali ci fa capire che sono quindi presenti due siti di diversa acidità. Infatti il primo segnale è associato alla presenza di siti mediamente acidi, il secondo segnale invece è associato alla presenza di alcuni siti di acidi più forti. Come si può notare, invece, per quanto riguarda il catalizzatore 4 rutenio 0 niobio, questo presenta un profilo completamente piatto perché appunto è assente il niobio. È stata inoltre valutata la dispersione del rutenio all'interno dei catalizzatori effettuando un chemiassorbimento di monossido di carbonio, e dai dati ottenuti, come si può vedere, il 4 rutenio 0 niobio è quello che risulta avere la migliore dispersione di metallo. Questo perché ovviamente il rutenio non risente della presenza del niobio.
considerando i catalizzatori contenenti il 2,5% di niobio, quello che possiamo notare è che all'aumentare del contenuto di ruteneo peggiora la sua dispersione all'interno del catalizzatore, mentre se consideriamo invece i catalizzatori contenenti il 4% di ruteneo, all'aumentare del contenuto di niobio peggiora la dispersione del ruteneo all'interno del catalizzatore, perché ovviamente risente della presenza dell'altro metallo. Per quanto riguarda invece gli spettri ottenuti tramite spettroscopia UV visibile, quello che possiamo notare è che sono dominati dalla banda a 245 nanometri relativa al trasferimento di carica dal ligando al niobio, assente infatti nel catalizzatore 4 rutenio 0 niobio, e un altro segnale a 250 nanometri che invece è associato alla presenza di ottaedri distorti di ossido di niobio. Per quanto riguarda i test catalitici, come ho detto, effettuati presso l'Università di Napoli Federico II, è stato utilizzato un reattore batch all'interno del quale venivano caricati appunto reagenti e catalizzatore, e la reazione veniva condotta a 70 gradi centigradi per un'ora e mezza in presenza di idrogeno a 20 bar. Prima della reazione il catalizzatore veniva preridotto in un sistema apposito a 300 gradi centigradi per 3 ore, e nel corso dei test catalitici sono stati prelevati dei campioni di volta in volta analizzati tramite gas cromatografia per monitorare l'andamento della reazione. Si sono ottenuti quindi dei profili di concentrazione. I primi due relativi ai due catalizzatori 0,76 rutenio e 2 rutenio, quindi quelli contenenti il minore quantitativo di metallo, che effettivamente il che giustifica la minore attività di questi due catalizzatori, perché come si può vedere sostanzialmente il profilo di concentrazione dell'acido olivulinico rimane praticamente invariato. Per quanto riguarda invece il catalizzatore 4 rutenio 0 niobio, vediamo che aumentando il contenuto di rutenio al 4%, questo riesce a convertire totalmente l'acido olivulinico nell'intermedio acido gamma idrossivalerico, però essendo appunto assente il niobio, la cui acidità è responsabile, quindi catalizza diciamo lo step di ciclizzazione, vediamo che non si ottiene gamma valero lattone. Per quanto riguarda invece i profili di concentrazione dei catalizzatori a contenuto crescente di niobio, come si può vedere il 4 rutenio 2,5 niobio è il catalizzatore che risulta avere la maggiore attività. Gli altri due a contenuto maggiore di niobio invece pur avendo un certo grado di conversione dell'acido olivulinico in acido gamma idrossivalerico, si vede che comunque hanno un'attività catalitica inferiore, perché fondamentalmente il profilo del gamma valero lattone rimane piatto. Questo comportamento è dovuto ancora una volta alla percentuale di niobio contenuta nei catalizzatori, perché la loro diversa composizione influenza l'attività catalitica, sempre in virtù del fatto che, come accennato a proposito dell'ABT, si formano appunto delle specie diverse di niobio sul catalizzatore. Tra l'altro la diversa composizione influisce anche sulla concentrazione di siti acidi. Nel caso del catalizzatore 4 rutenio 2,5 niobio risulta essere quello con la maggiore attività, proprio perché è quello che contiene al maggior numero di siti acidi. Per un confronto quantitativo tra i catalizzatori RNS è stata inoltre calcolata la frequenza di turnover per mole di rutenio, riportata in funzione delle percentuali in peso dei due metalli, quindi rutenio e niobio. Quello che si può osservare dai grafici è che la frequenza di turnover aumenta all'aumentare del contenuto di rutenio, diminuisce invece nel momento in cui aumenta il contenuto di niobio nei catalizzatori. Questi andamenti quindi ci suggeriscono che effettivamente in assenza di niobio i catalizzatori presentano un'elevata attività catalitica; nel momento in cui viene aggiunto il niobio e se ne aumenta il contenuto, questa attività catalitica diminuisce. Dati cinetici raccolti sono stati elaborati secondo un modello cinetico pseudo-omogeneo che tiene conto del fatto che si hanno due reazioni in serie, per entrambe le quali si assume una cinetica lineare, e in particolare sono state stimate dai dati sperimentali le due costanti cinetiche K con 1 e K con 2, e queste costanti sono state normalizzate per la frazione in massa delle due fasi attive, quindi rutenio e niobio. E quindi il primo rapporto, ovvero la costante cinetica K1 normalizzata per la frazione in massa di rutenio, si riporta in funzione della percentuale in peso di rutenio. Quello che possiamo vedere è che questo rapporto sostanzialmente cresce aumentando il contenuto di rutenio.
Mentre il rapporto della costante cinetica K con 2 normalizzata per la frazione in massa di niobio è riportato appunto contro la percentuale in peso di niobio, vediamo che ha un andamento crescente fino ad arrivare a un massimo in corrispondenza del 2,5% di niobio, per poi decrescere all'aumentare del carico di niobio nei catalizzatori. In conclusione, i catalizzatori a base di ossidi misti di rutenio, niobio e silicio hanno dimostrato di essere catalizzatori con elevata area superficiale, una buona dispersione del rutenio e caratterizzati dalla presenza di siti di media acidità e alcuni siti acidi più forti. Dai test catalitici condotti si nota che tra tutti i catalizzatori il 4 rutenio 2,5 niobio risulta essere quello con la maggiore attività catalitica. E dal grafico della frequenza di turnover in funzione delle percentuali in peso dei due metalli abbiamo visto che effettivamente in assenza di niobio l'attività dei catalizzatori è maggiore, nel momento in cui viene aggiunto il niobio ai catalizzatori questa attività decresce. Infine, per quanto riguarda i dati cinetici, è stato visto quindi che il rapporto tra la costante cinetica K con 1 normalizzata per la frazione in massa di rutenio cresce aumentando il contenuto di rutenio fino al 4% in peso, mentre l'andamento del rapporto della costante cinetica K con 2 normalizzata per la frazione in massa di niobio passa attraverso un massimo che corrisponde proprio al 2,5% in peso di niobio. Quindi questi dati effettivamente confermano un po' quello che abbiamo visto nei profili di concentrazione, ovvero che effettivamente il catalizzatore 4 rutenio 2,5 niobio risulta essere quello con la maggiore attività catalitica. Grazie dell'attenzione. Grazie Valeria, c'è tempo per una domanda. Prego. Senti, tu hai fornito un quadro molto accurato sulla formulazione di questi catalizzatori dal punto di vista empirico, diciamo. Volevo sapere se si sa qualche cosa sul meccanismo di azione di questi catalizzatori, e che un quadro teorico che possa, diciamo così, in cui si possano inquadrare questi risultati sperimentali di formulazione che tu hai trovato. Sì. In realtà si tratta, diciamo, di uno studio tra virgolette preliminare, per cui effettivamente il meccanismo esatto con cui questi catalizzatori agiscono non è ancora ben noto. Si tratta di un lavoro sicuramente da portare avanti. Ho capito, quindi è un qualche cosa che ancora verrà dopo. Sì. Va bene. Grazie. Passiamo all'ultimo candidato, che è Vitiello Francesco Valerio, relatori Montagnaro, Solimine e Winter, controrelatori Pavone e Di Serio, e presenta una tesi che ha come argomento fenomeni di trasporto in un sistema termochimico a energia solare. Buonasera a tutti. Buonasera. Si vede? Sì. Ok, allora ancora buonasera. Il mio progetto di tesi ha riguardato lo studio di sistemi per l'immagazzinamento termochimico di energia solare. I sistemi a concentrazione dell'energia solare rappresentano, insieme al fotovoltaico, una delle principali tecnologie per lo sfruttamento di questa fonte rinnovabile. Tali sistemi si basano sul riflettere e concentrare la radiazione solare su di un singolo ricevitore, all'interno del quale si trova un carrier termico che può essere un solido o un fluido. Questo viene fatto attraverso degli specchi a inseguimento solare, detti eliostati. L'energia termica così accumulata può essere quindi utilizzata per sostenere cicli termodinamici finalizzati alla produzione di energia elettrica. E il principale vantaggio di questi sistemi rispetto al fotovoltaico è la possibilità di integrazione con sistemi di immagazzinamento dell'energia termica, che consentono quindi di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso da un impianto a concentrazione attraverso un mezzo di stoccaggio. Questo può essere fatto principalmente in tre modi: sotto forma di immagazzinamento di calore sensibile, dove l'energia solare viene quindi utilizzata per riscaldare un solido o un liquido, come per esempio sali fusi o rocce minerali; l'immagazzinamento di calore latente, dove invece l'energia solare è utilizzata per sostenere un processo di transizione di fase, principalmente sono studiati processi solido-liquido, come quelli di sali idrati o composti paraffinici.
Infine c'è l'immagazzinamento termochimico di energia solare, dove l'energia solare è utilizzata per far avvenire una reazione endotermica reversibile. Principalmente sono sfruttate reazioni di decomposizione come quella di carbonati, idrossidi e ossidi metallici. Più nel dettaglio, l'immagazzinamento termochimico di energia solare quindi si basa sul sostenere tramite energia solare delle reazioni reversibili caratterizzate da elevate entalpie di reazione e immagazzinando quindi l'energia nella forma di legame chimico. Questo viene fatto sostanzialmente in due step. C'è un primo step di carico dove viene fatta avvenire la reazione endotermica con supporto quindi dell'energia solare e quindi conseguente formazione dei prodotti. Dopodiché i prodotti vengono immagazzinati in modo tale che dove e quando necessario ci si mette nelle condizioni operative necessarie a far avvenire la reazione reversibile esotermica e quindi liberare l'energia che è stata accumulata nello step precedente. Il principale vantaggio quindi dei sistemi termochimici rispetto alle altre forme di immagazzinamento è che questi consentono densità di stoccaggio energetico più elevate, quindi dell'ordine dei 500 kWh su metro cubo e un periodo di stoccaggio teoricamente infinito. Lo svantaggio è che comunque si tratta di una tecnologia abbastanza complessa. A tal fine, quindi, in questo lavoro di tesi sono stati studiati due diversi sistemi per applicazioni al thermochemical energy storage. Le attività sono state svolte in collaborazione con la mia collega Laura Garofalo. È stata svolta prima di tutto un'attività modellistica in collaborazione con la TUVN nell'ambito del progetto Erasmus, in cui è stata studiata la reazione reversibile di disidratazione dello stalato di calcio monoidrato. È stata fatta un'analisi della scala temporale dei diversi fenomeni involti nello step di disidratazione effettuato in un reattore agitato in sospensione. Questo ha permesso quindi di fare una valutazione dello step limitante dell'intero processo di disidratazione. In parallelo è stata svolta un'attività sperimentale in collaborazione col CNR STEMS in cui si è andata a studiare la reazione di carbonatazione e relazione reversibile di calcinazione del carbonato di calcio. Sono stati effettuati quindi diversi cicli di carbonatazione e calcinazione su un calcare italiano ad elevata purezza di carbonato di calcio in un reattore a letto fluido con simulatore solare e irraggiamento diretto. È stata quindi fatta una valutazione della stabilità e della reattività del materiale sotto diverse condizioni operative. Per quanto riguarda il sistema in cui viene fatta avvenire la reazione di disidratazione dello stalato, il sistema è costituito da un reattore trifasico agitato dove la disidratazione delle particelle solide viene effettuata in una sospensione di olio siliconico con conseguente sviluppo della fase vapore. La reazione è effettuata a 200 gradi e il sostegno termico è fornito da un olio di servizio inviato nella camicia esterna. Contemporaneamente c'è un flusso di azoto che ha la funzione di carrier per la fase vapore sviluppata, trasportandola al di fuori dell'ambiente di reazione e inviandola in un refrigerante dove la fase vapore viene condensata e si misura il volume di acqua di disidratazione. Il vantaggio di lavorare in una sospensione è che questa consente di lavorare in un mezzo omogeneo, prevenendo l'agglomerazione delle particelle e soprattutto che consente di proteggere lo stalato di calcio anidro durante il periodo di stoccaggio dall'umidità presente nell'aria. Quindi l'attività modellistica ha riguardato i fenomeni di trasferimento di calore alla singola particella all'interno della sospensione, trasferimento di materia nel film esterno liquido circondante la particella e risalita della bolla di vapore sviluppata. Le principali assunzioni quindi sono riportate in figura. Per quanto riguarda il trasferimento di calore sono state considerate particelle isolate e isoterme, per il trasferimento di materia nel film è stato considerato che questo è lo step limitante e sono state assunte particelle di diametro costante e sferiche durante tutta la disidratazione. In entrambi i casi non è stato considerato l'effetto dell'agitazione. Per quanto riguarda invece la risalita delle bolle di vapore, sono state considerate bolle di diverso diametro, quindi bolle sferiche di diverso diametro, e il diametro della bolla è stato considerato costante durante tutta la risalita. Anche in questo caso non è stata considerata l'effetto dell'agitazione.
Per quanto riguarda quindi il trasferimento di calore alla particella, l'equazione descrive l'aumento di entalpia della particella come prodotto di un coefficiente di trasferimento di energia per una forza spingente. Dall'equazione integrata è stato possibile ricavare il profilo temporale della temperatura della particella per diversi diametri della particella e calcolare quindi i tempi caratteristici di riscaldamento, che come si può vedere sono molto brevi e vanno da 0,66 a 7,50 secondi a seconda del diametro. Quindi in particolare per particelle più fini il riscaldamento risulta essere più veloce, in quanto si ottengono coefficienti di trasferimento di energia più elevati. In modo molto simile, quindi, per quanto riguarda il trasferimento di materia nel film, abbiamo l'equazione che descrive l'allontanamento delle moli di acqua dalla particella come prodotto di un coefficiente di trasferimento di materia per una forza spingente. L'equazione integrata ha consentito di calcolare il profilo temporale delle moli d'acqua nella particella e determinare quindi i tempi caratteristici di mass transfer, che vanno da 4,50 a 50 secondi. Anche in questo caso, per particelle più fini, il mass transfer risulta essere più veloce, in quanto si ottengono coefficienti di trasferimento di materia più elevati. Per quanto riguarda la risalita della bolla di vapore, è stata considerata una condizione di equilibrio tra le forze agenti e dal bilancio di forze si è determinata la velocità terminale di risalita nella bolla, da cui poi si è determinato il tempo di risalita come rapporto tra altezza del reattore e velocità terminale. In questo caso si può vedere come il tempo di risalita sia fortemente influenzato dal diametro delle bolle e può variare da 3-4 secondi per bolle per esempio di 0,4 mm e circa un'ora e mezza per bolle invece di 0,01 mm. Considerando i risultati ottenuti quindi in questo lavoro e confrontandoli con i risultati invece che riguardano la cinetica intrinseca di disidratazione studiata dalla mia collega Laura Garofalo, è stato possibile costruire una mappa che mostra i regimi controllanti in funzione del diametro della particella e del diametro della bolla. Quindi, come si può vedere, se fissiamo il diametro della particella, lo step limitante passa dalla risalita della bolla a una combinazione di cinetica e mass transfer esterno man mano che la bolla aumenta di diametro, mentre fissando il diametro della bolla, lo step limitante passa da un regime cinetico a risalita della bolla e mass transfer esterno man mano che la particella aumenta di diametro. In conclusione quindi di questa prima parte, sono stati calcolati i tempi di riscaldamento delle particelle che vanno da 1 a 10 secondi, tempi di trasferimento di materia nel film da 4,5 a 50 secondi e tempi di risalita che invece possono variare da 3,4 secondi a un'ora e mezza a seconda del diametro delle bolle. In quest'ambito lavori futuri potrebbero riguardare un'investigazione riguardo la diffusione intraparticellare del vapore, lo sviluppo e l'applicazione di un modello teorico che tenga conto anche dei fenomeni di nucleazione e di crescita delle bolle di vapore e investigazioni ovviamente anche per quanto riguarda lo step esotermico di reidratazione. In parallelo, quindi, come detto, è stata effettuata anche un'attività sperimentale in cui sono state fatte dei cicli di carbonatazione e calcinazione di un sorbente calcareo in un reattore a letto fluido con simulatore solare e raggiamento diretto. È stato fatto un confronto tra due set di condizioni operative. Un set ad alte temperature dove si lavora al 100% di CO2 per entrambe le reazioni e la carbonatazione viene effettuata a 850 gradi, mentre la calcinazione a 950 gradi. Questo set di condizioni operative quindi consente un rilascio di energia, quindi reazione esotermica di carbonatazione a temperature elevate con un conseguente aumento dell'efficienza dei cicli termodinamici di produzione dell'energia. Mentre le condizioni operative a più bassa temperatura si lavora al 15% in volume e a 650 gradi durante la carbonatazione, mentre per la calcinazione questa viene effettuata a 850 gradi in aria. In queste condizioni operative sono state anche fatte delle prove con uno step iniziale di precalcinazione a temperatura più bassa di 750 gradi per vedere se questo può influire positivamente sulla reattività del materiale. Quindi tale condizioni, lavorando a temperature meno severe, dovrebbero garantire una maggiore stabilità del materiale. I risultati di queste prove sperimentali sono riportati in termini di grado di carbonatazione
al variare del numero dei cicli. Sono stati effettuati quindi 20 cicli e come si vede il grado di carbonatazione diminuisce per tutte le condizioni operative all'aumentare del numero dei cicli. Questo è dovuto sostanzialmente ai fenomeni di sintering termico, in quanto le elevate temperature a cui sono soggette le particelle portano ad un'occlusione della porosità con una conseguente diminuzione della superficie specifica reattiva e quindi una diminuzione della capacità di cattura del sorbente. E tale aspetto, come si vede, è molto più marcato per quanto riguarda le prove effettuate a temperature più alte, al 100% di CO2. Quindi, come si vede, la curva blu, nella curva blu il grado di carbonatazione diminuisce in maniera molto più drastica rispetto alle prove fatte a temperature più basse. Facendo in confronto invece tra le prove a più bassa temperatura con e senza lo step di precalcinazione, si può vedere come le prove effettuate con la precalcinazione, quindi curva rossa, consentono, si osserva un aumento, seppur molto moderato, della reattività del materiale all'aumentare il numero dei cicli. In conclusione, quindi, da queste prove sperimentali è stato possibile osservare che l'utilizzo di temperature più basse va a mitigare gli effetti del sintering termico, preservando al meglio la reattività del materiale durante i cicli, mentre a temperature più elevate si ottiene una diminuzione molto più drastica della reattività a causa appunto del sintering. E inoltre è stato possibile osservare che uno step di precalcinazione iniziale effettuato a temperatura più bassa consente di ottenere un aumento seppur moderato della reattività del materiale lungo i cicli. In quest'ambito lavori futuri potrebbero riguardare lo sviluppo di nuove strategie di fluidizzazione per mitigare il surriscaldamento superficiale dovuto all'irraggiamento diretto del letto fluido, l'utilizzo di diverse tecniche di pretrattamento per l'attivazione dei sorbenti a base di ossido di calcio e anche ovviamente l'utilizzo di diverse tipologie di sorbenti. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ci sono domande? Sì, Martino, prego. Prego Martino, c'è il microfono. Martino, c'è il microfono spento. Scusami, avevo il microfono spento. Allora, okay. Ti faccio la domanda. È sulla prima parte della tesi. Le condizioni che avete utilizzato sono quelle che si prevedono per un reattore industriale? Quella della disidratazione? Le condizioni sì, sono quelle diciamo che in teoria dovrebbero essere utilizzate per un reattore industriale. Ovviamente siamo ancora diciamo in una fase iniziale dello studio di questa reazione, quindi effettivamente bisogna anche pensare a come fare una volta che diciamo che ci siamo accertati che questa reazione può essere effettuata in questo modo e con queste condizioni, bisogna anche pensare a come fare uno scale up per ovviamente un sistema industriale. Chiedevo questo per sapere, visto e considerato che tu hai parlato diciamo di grosse capacità di storage con questo sistema, però è chiaro che si riferisce al solido. In questo caso tu c'hai un solido disperso in un liquido, diciamo, vettore termico. Qual è la capacità di storage di questa configurazione? Capito? La capacità di storage è, sono stati fatti dei calcoli dalla mia collega Laura Garofalo, è stato proprio calcolato la densità di energia immagazzinata. Quindi i calcoli è stato un aspetto che è stato studiato da lei nel dettaglio. Va bene, grazie. Okay. Ci sono altre domande? No, ok, grazie Francesco. A questo punto abbiamo concluso l'ascolto dei candidati, delle presentazioni. Possiamo riunirci nel canale dedicato alla commissione.
Ok, ci siamo? Allora, Riccardo, posso cominciare? Sì, sì, Claudio, penso di sì. Io stavo guardando, ma ci siamo tutti praticamente, stiamo rientrando tutti. Allora, cominciamo con la proclamazione dei risultati degli esami di laurea e delle lauree triennali. Quindi io pregherei i laureandi triennali di attivare la telecamera, almeno si li vediamo, e mentre i magistrali di spegnerla almeno per ora. Non vedo gli altri laureati, sono presenti? Io molti li vedo collegati, ma non hanno la telecamera accesa. Mi sentite? Laureandi triennali? Sì, sì. Ok, allora non vi volete far vedere? No, penso che ci sia un limite di schermi che possiamo vedere simultaneamente. Per i triennali attivate la telecamera. Va bene, io vi leggo i risultati dell'esame di laurea. Tutti gli studenti, tutti i laureandi in chimica industriale hanno superato l'esame di laurea con il seguente punteggio: Borrelli Luisa 95 su 110, Cafiero Aurelia 110 e lode, Passo Antonio 97 su 110, Carelli Fabrizio 99 su 110, Di Pino Davide 92 su 110, Medina Carlo 95 su 110, Moggio Simone 93 su 110, 93 su 110, Sodano Francesca 89 su 110. Con i poteri a me conferitimi dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in chimica industriale. Tanti auguri a tutti. Grazie. Grazie. Grazie mille. Bravi. Allora, ora i laureandi magistrali sono di meno, quindi potrebbero attivare la telecamera. Per favore, gli altri. Ok, Valeria, Francesco Vitiello, Laura, Ilaria. Magistrali, attivate la telecamera. Dai, siete solo 5, quindi questa volta ci possiamo guardare. Secondo me ci sono proprio difficoltà con la rete. Laura, eccola. Però è scomparsa Valeria. È scomparsa Laura. Solo uno, forse.
Laura, io vedo tutti e cinque casomai. Va bene, allora io procedo. Mi sentite però, vero? Sì. Okay. Sì. Sì, sì, si sente. Allora, allora, tutti i cinque laureandi magistrali hanno superato brillantemente l'esame di laurea con questi punteggi. Garofalo Laura, 110 su 110 e lode. Fizzo Claudio, 110 su 110 e lode. Villante Ilaria, 110 su 110 e lode. Vermile Valeria, 110 su 110 e lode. Bello Francesco, 110 su 110 e lode. Prima della proclamazione, diciamo, vi volevo dire che la commissione si complimenta con tutti e cinque per la brillante carriera e per la ottima tesi che hanno presentato, quindi grossi complimenti a Garofalo, a Pizzo, Squillante, Vermile e Vitiello. Complimenti sono ovviamente sia per la carriera e per il voto di base, ma anche per l'ottima tesi presentata. E con i poteri a me conferiti dal magnifico rettore vi proclamo dottori magistrali in scienze e tecnologie della chimica industriale e tanti auguri a tutti. Grazie. Auguri. Grazie. Ciao, auguri e complimenti. Grazie. Arrivederci. Grazie, ragazzi. Mille. Arrivederci. E buon Natale se non ci vediamo. Buon Natale. Buon Natale a voi. Arrivederci.